ruolo di chairman in questa importante riunione per motivazioni oggettive. Il presidente Grasso è seduto a sentare per imprevisti e coincidenti impegni istituzionali e saluto ovviamente l'Assemblea, ringrazio e saluto l'Assemblea. In più il professor Giardina, presidente della Giunta Storica, Giunta Nazionale degli Storici, è stato colpito ieri da una forte influenza, quindi diciamo, la testa è stata decapitata, rimango io in questa. Quindi io inizierei subito i lavori, innanzitutto dandovi lettura di un messaggio che il Presidente della Repubblica ha voluto rivolgere a questa occasione. Professor Antonetti, Pietro Scoppola, studioso Insigni, è stato un maestro che ha formato tanti giovani, un italiano appassionato alle sorti del proprio paese e che ha contribuito con le sue riflessioni e la sua capacità di dialogo al radicamento della democrazia. Storico tra i più importanti del Novecento, la sua passione per gli studi non si è mai limitata all'ambito accademico. Quel sentimento profondo che nutriva per la storia gli era essenziale a definire la comunità nazionale di cui era parte e quindi a indirizzarla verso quei traguardi di sviluppo e di solidarietà che sono indicati dalla Costituzione Repubblicana. Studiare la storia era insomma per Scoppola la condizione per rendere le persone consapevoli protagoniste del proprio destino e le istituzioni capaci di raccogliere e rinnovare la partecipazione democratica. Personalità di spicco del cattolicesimo democratico, nella stagione post-conciliare Scoppola seppe testimoniare nella sua ricerca una grande capacità di confronto, un convinto ancoraggio alla laicità dello Stato, una ricerca del bene comune nel dialogo con personalità di diverso orientamento culturale, rappresentando un punto di riferimento e una fonte ben al di là della cerchia di coloro che hanno condiviso le sue posizioni. La sua opera è ancora fertile di attualità e molte sue intuizioni, analisi critiche, battaglie culturali possono fornire spunti utili a comprendere i mutamenti in corso e i valori che restano invece alle fondamenta del vivere civile. Con questo spirito desidero esprimere il mio apprezzamento a tutti i partecipanti al convegno che si svolge in Senato, istituzione nella quale Scoppola lavorò dapprima come giovane funzionario e in seguito, dopo che la sua personalità pubblica ebbe modo di affermarsi nella società, esercitò il mandato parlamentare. Auguri, Sergio Mattarella. Scusando, avendo già portato le scuse del Presidente Grasso, io leggo l'indirizzo del Professor Giardina. Scusandomi per l'assenza dovuta a problemi di salute, affido la cortesia del collega Nicola Antonetti, che ringrazio vivamente, la lettura di questo breve messaggio di saluto. L'idea di commemorare Pietro Scoppola, 10 anni dalla sua scomparsa, è nata la scorsa estate, contestualmente a Bologna tra amici e colleghi e a Roma in seno alla Giunta Centrale per gli Studi Storici e tra i familiari, ai quali rivolgiamo un saluto particolare. Successivamente l'Istituto Sturzo ha aderito all'iniziativa. Ci si è poi orientati per una breve ma intensa commemorazione che il Senato della Repubblica, al quale esprimiamo profonda gratitudine, si è reso disponibile a ospitare circa 2 anni fa una cerimonia commemorativa che si era tenuta sempre in Senato al cospetto del Presidente della Repubblica. Moltissime sono naturalmente le persone che sono state vicine a Pietro Scoppola, ai quali si sarebbe desiderato dare spazio e voce. Ma la scelta di un incontro breve a fine mattina ha imposto di ridurre molto il numero degli oratori. Il gruppo di testimonianze autorevoli e significative rappresentato dall'incontro del 17 da quello odierno può essere considerato tuttavia il nucleo di un volume al quale auspichiamo partecipino molti altri esponenti della vita culturale, civile e politica che hanno cara la memoria di Pietro Scoppola. In questa occasione vorrei ricordare a nome della Giunta Centrale per gli Studi Storici un aspetto forse poco noto del suo vasto impegno per la promozione degli istituti culturali di questo Paese. Pietro Scoppola è stato membro della Giunta per 10 anni, dal 1997 al 2007, anno della sua scomparsa.
I compiti statutari della Giunta, un ente pubblico non economico fondato nel 1934, si articolano su quattro livelli ed è proprio questa caratteristica che conferisce alla Giunta una dimensione unica nel panorama italiano e rara nel panorama internazionale. Un primo livello è fortemente internazionale e riguarda i rapporti con il Comité International des Sciences Historiques. La Giunta rappresenta l'Italia in seno all'Assemblea del Comité, organizzando e promuovendo la partecipazione italiana ai congressi internazionali di scienze storiche. Un secondo livello riguarda gli istituti storici nazionali, i cui presidenti siedono di diritto nel Consiglio della Giunta. Per impulso del MIBACT, i rapporti tra la Giunta tendono a costituire, nei limiti del possibile, una rete culturale, scientifica e in misura minore amministrativa. Un terzo livello ci introduce alla nobile tradizione delle storie locali. Paolo Prodi, al quale va sempre un pensiero commosso e grato, introducendo nel 2011 i lavori del congresso promosso dalla Giunta, la storia della storia patria, società, deputazione, istituti storici nazionali nella costruzione italiana, ricordò perfettamente, cito da Prodi, che le deputazioni e società di storia patria, insieme ai nuovi istituti storici nazionali, hanno costituito nei decenni successivi all'unificazione italiana il più grande fattore di integrazione culturale dell'Italia unita, dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista sociale. Per rendere il mondo delle deputazioni e società più consono alle esigenze culturali dei nostri tempi e per introdurre un processo di razionalizzazione nell'attribuzione delle risorse, Paolo Prodi ha condotto una sua illuminata battaglia per avviare un processo federativo che sta attualmente muovendo i primi passi. Ma la novità forse più rilevante, anch'essa avviata da Prodi, è stato il riuscito superamento di una situazione statica che riguardava più in generale l'intero mondo dell'Associazione degli Storici, e quello potremmo dire il quarto livello. Dagli anni 90 in poi si sono infatti costituite, tramite iniziative spontanee, numerose associazioni di storici di natura privatistica. Le principali sono la Società Italiana delle Scienze Storiche, la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, la Consulta Universitaria per la Storia Greca Romana, la Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna, la Società Italiana degli Storici Medievalisti. Tra queste realtà nuove di natura privatistica e il sistema della Giunta e degli istituti storici nazionali, enti di diritto pubblico con nomi di alta provenienza politica, il dialogo è oggi sempre più forte e ha portato alla costituzione di un coordinamento dove la Giunta e la Società degli Storici collaborano alla difesa e alla valorizzazione della storia, nella ricerca, nell'organizzazione culturale e nella didattica. I verbali delle riunioni della Giunta reggono tracce sintetiche, ma significative dell'attività di Pietro Scoppola, che ha interessato tutti i numerosi campi in cui la gente è attiva, a cominciare dal rapporto con il Comité Internazionale. Nel 1998, in preparazione del congresso nazionale che sarebbe tenuto a Oslo nel 2000, si svolse un interessante dibattito sul rapporto tra la Giunta e le cosiddette commissioni italiane, che erano e sono tuttora membri autonomi del Comité. Il problema verteva sull'opportunità o meno che la Giunta cofinanziasse non solo la partecipazione degli storici italiani in generale, ma anche quella degli storici italiani attivi nelle commissioni interne. Scoppola dissentì dall'impostazione del dibattito sottolineando che il problema non doveva essere affrontato in termini di politica istituzionale, ma in termini di politica culturale. Egli voleva dunque impostare per il futuro questo rapporto valorizzando il ruolo culturale della Giunta, riducendo inevitabilmente i margini d'autonomia delle commissioni, o almeno della loro componente italiana, ma riducendo al tempo stesso, a ben guardare, anche l'autonomia della Giunta. Approfitto di un più intenso scambio scientifico. Negli anni successivi questo non è avvenuto, ma l'esigenza di politica culturale posta da Scoppola è tuttora valida e meriterebbe di essere approfondita sulla base della sua visione. Altre sue proposte e iniziative hanno riguardato gli aspetti più vari. Mi limito a ricordare la sua idea di sollecitare un dibattito pubblico sulla cattiva divulgazione storica in televisione, con particolare riguardo alla storia del Novecento. Il contributo di Pietro Scoppola ai lavori della Giunta si caratterizza per una marcata sensibilità nei confronti della missione civile della storia, anche che sensibilità che si potrà meglio apprezzare se la si contestualizza. Accanto
alla divulgazione emergono altri aspetti. Nel 2002 gli propose infatti un convegno sull'uso pubblico della storia articolato su linee fondamentali. Egli prospettava, in altre parole per la Giunta, un ruolo di promozione di grandi dibattiti su metodi, natura e presenze degli storici nella società contemporanea. Anche se il convegno sull'uso pubblico della storia non fu mai organizzato, le sue posizioni rivelano a posteriori una visione lucida del ruolo di quelle istituzioni, che successivamente, accanto ai tradizionali incontri dedicati a temi specifici, fu realizzato a convegni e seminari sull'organizzazione della ricerca storica, in Italia sulla Global History, sulla Public History. Sono soltanto alcuni spunti riguardanti il ruolo di Pietro Scoppola nella Giunta Centrale per gli Studi Storici. Chi conosce la sua opera a favore delle nostre istituzioni culturali avrà certo modo di constatare da questi cenni che il breve tempo a disposizione imposto fossero appunto cenni, come essi si legano in modo armonico all'attività da lui svolta in altri ambiti, della politica e dell'organizzazione culturale, trasmettendo risonanze forti nella sua stessa opera di storico. Una voce multipla e armonica, quella di Pietro Scoppola, che trasmette intatti a 10 anni dalla sua scomparsa ispirazioni e passioni. Ringraziamo il professor Giardini. Ora tocca a me, come presidente dell'Istituto Sturzo, dire che certamente l'Istituto ha aderito volentieri a questa iniziativa di carattere culturale per onorare in un'alta sede istituzionale, a 10 anni dalla sua scomparsa, la figura e l'opera di Pietro Scoppola, uno storico illustre, un grande intellettuale, che è stato una protagonista per alcuni decenni della vita pubblica italiana. Scoppola divenne socio dell'Istituto Sturzo nel 1981 e da allora per oltre 25 anni ha offerto con generosità e intelligenza il suo contributo alla maggior parte delle azioni formative di ricerca dell'Istituto. Basti accennare ai suoi vari impegnativi interventi e tanti convegni su temi storici, religiosi e politici. Basterebbe accennare agli interventi prodotti nei successivi convegni, decenni dopo decenni, dedicati alla figura di Luigi Sturzo, fino all'attenta collaborazione scientifica agli inizi del nuovo millennio, assieme a Gabriele De Rosa, Francesco Malgera, ad Andrea Riccardi, ad Agostino Giovagnola, a Silvio Ponzi, a Giancarlo Monina e ad altri, per ispirare e indirizzare le varie ricerche sull'Italia repubblicana nella crisi degli anni 70. Dopo la morte, come noto, sono custoditi dall'Istituto Sturzo il fondo bibliotecario di Scoppola, circa 7.000 tra volumi ed estratti, e l'archivio stesso di Pietro Scoppola. Si tratta di un deposito culturale che io ritengo insostituibile per comprendere il nostro presente. Un deposito che raccoglie riflessioni e documenti su tante questioni politiche e religiose spesso ancora irrisolte e contiene soprattutto la documentazione di quelle aspettative del futuro, positive o negative, che secondo la migliore storiografia germanica animano sempre ogni vicenda soggettiva e comunitaria, specie nel travaglio vissuto dalle democrazie negli ultimi decenni. Quel travaglio a cui superamento Scoppola, come è ampiamente documentato nell'archivio, ha dedicato in continuità la propria passione e le proprie energie. Nell'Istituto e fuori di essa, lo sappiamo tutti, Scoppola è stato maestro, diretto o indiretto, di una parte della generazione di quegli studiosi che hanno ricoperto e ricoprono tuttora ruoli accademici prestigiosi in varie aree della storiografia e comunque molti ruoli pubblici. Allo stesso modo, mi pare utile sottolineare, Scoppola è stato interlocutore garbato e onesto di tanti colleghi, di tanti politici delle più varie ispirazioni o identità culturali e di tanti religiosi. Per queste ragioni, per i legami amicali cresciuti negli anni, pur nella libera diversità delle opinioni, l'Istituto Sturzo negli anni non si è mai sottratto dall'incoraggiare e promuovere ogni iniziativa rivolta a riflettere o a onorare Pietro Scoppola. Lo fece già a conclusione della sua attività accademica, incoraggiando gli studi in suo onore su democrazia e cultura religiosa curati da Camillo Brezzi e da altri, fino a quelli apparsi dopo la sua morte nel 2012 con un titolo arricchito di contenuti, democrazia, impegno civile e cultura religiosa,
curati ancora da Brezzi e da Umberto Gentiloni, cui contribuirono pressoché tutti i suoi allievi. Inoltre, illustri soci e amici dello Sturzo hanno ampliato la prospettiva culturale in cui leggere i tanti aspetti politici e religiosi dell'impegno di Scoppola. Ricordo solo il libro che nel 2011 Agostino Giovagnoli volle intitolare Chiesa e democrazia, la lezione di Pietro Scoppola. E il recupero dell'eredità spirituale di Scoppola che già nel 2008 effettuò Giuseppe Tognon con il volume dello stesso Scoppola intitolato Un cattolico a modo suo. Oggi, dopo l'occasione del maggio 2016, alla presenza del Presidente della Repubblica, siamo qui, di nuovo in Senato, dove Scoppola visse e operò prima come giovane funzionario e poi nella nona legislatura come senatore eletto, assieme ad altre personalità del mondo cattolico, cosiddetti esterni al DC, quali Niccolò Liper, Roberto Ruffilli, Augusto Del Noce ed altri, per discutere un aspetto particolare, ma importante del suo impegno. Parlo dell'impegno relativo alle prospettive di trasformazione del sistema politico italiano, della polity italiana, di cui egli percepì meglio, bisogna dirlo, almeno più rapidamente di altri intellettuali, la condizione di reale difficoltà che emergeva in modo prepotente con la progressiva crisi di quella Repubblica dei partiti che egli da anni andava analizzando e che per risolversi pareva richiedere in Italia, come in altri paesi europei, per la crisi dei rispettivi party system post-bellici, urgenti interventi politici, anche di tipo legislativo e costituzionale. Dalla seconda metà degli anni 70 Scoppola si interrogava sulle ragioni della nostra condizione di democrazia speciale o bloccata e sulle vie per un suo superamento. Sulle ragioni accoglieva l'analisi condotta dal suo amico e collega Leopold De Lia relativa alla cosiddetta storica convenzio ad excludendum verso il Partito Comunista, che per ragioni non solo interne ma anche internazionali stava paralizzando il nostro sistema. Sul superamento della crisi, egli, che è stato sempre fortemente convinto del significato che le istituzioni rappresentative hanno nella vita democratica, condivideva e condivise il progetto di Aldo Moro, volto per far fronte a una fase storica intermedia ma minacciosa, volto a usare l'estrema risorsa offerta dalla nostra democrazia speciale, cioè a rinnovare il rapporto tra i grandi partiti non fuori, bensì dentro, direttamente dentro il Parlamento, attraverso una nuova e però limitata nel tempo esperienza di governo di solidarietà nazionale con il Partito Comunista. Fallita anche per il barbaro assassino del suo proponente tale prospettiva, Scoppola raccolse le proprie risorse intellettuali, per dare una valutazione nuova dello storico ruolo svolto da De Gasperi e da Moro sulla modernizzazione del Paese, declinando contemporaneamente, assieme a uomini come Achille Ardigò e Ermanno Guerrieri, in senso più eminentemente politico, l'esperienza della Lega Democratica Nazionale, nata già nell'ambito ecclesiale tra quei cattolici del no che si erano posti nel 1974, al referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. Su quello che per Scoppola doveva divenire, cito da Scoppola, un nuovo impegno dei cristiani nella storia, nella terza fase riformatrice, urgentemente invocata da Moro, si raccolse una straordinaria elite e si spesero molte energie. Vari esponenti di tale elite sono ancora presenti e qualcuno è tra noi, vari sono qui in questa sala. A me piace ricordare alcune personalità che non ci sono più, che ci hanno lasciati qualche volta in maniera barba. Penso a Roberto Ruffilli, penso a Paolo Giuntella, a Paolo Prodi, a Luigi Pedrazzi, a Nino Andreatta, a Leonardo Benevolo e ad altri. Gli assenti. Da allora per Scoppola l'impegno politico, senza trascurare gli studi e la docenza, divenne più diretta. E non dimentichiamo che intensa era sempre stata la sua testimonianza politica fin dai tempi della collaborazione con Don Primo Mazzolari. Gli pareva di dover offrire un contributo suo, particolare, alla battaglia per le riforme. A suo parere, come scriveva nella presentazione di un volume, preliminarmente, cito da Scoppola, le esigenze di riforma non richiedono solo soluzioni tecniche o di ingegneria istituzionale, ma sono un grande problema morale del quale tutti i cittadini sono chiamati a farsi carico,
con un'adeguata comprensione critica e un coerente impegno politico. E in effetti questo fu l'indirizzo che egli sentì di dare in quella stagione di riforma, peraltro mancate, inaugurata dalla segreteria nazionale di Cirio De Mita. Quando Scoppo, eletto al Senato, si impegnò nei lavori della commissione bicamerale guidata da Aldo Bozzi. E per uno storico della politica non c'era niente di più interessante che lavorare in quella commissione. Fu quella, come noto, una stagione che vide il sorgere di importanti laboratori politici. Pensiamo all'esperienza di Democrazia e Diritto o a quella di Mondo Operaio, nei quali si fronteggiavano spesso in contrapposizione solo lessicale ipotesi di attuazione e progetti di revisione della Costituzione. Dal progetto del PC per la trasparenza istituzionale e la trasformazione in senso monocamerale del Parlamento, pensate quanto tempo è trascorso, fino al progetto di grande riforma avanzato da Craxi nella conferenza di Rimini dell'aprile 1982 e sviluppato una prospettiva presidenzialista da Giuliano Amato e monocratica dal gruppo di Milano di Gianfranco Milli. In questi densi dibattiti va collocato il contributo di Pietro Scoppo. Bisogna sempre ricostruire il quadro, il teatro in cui agirono o hanno agito i politici. In questi densi dibattiti l'autentico e generalizzato desiderio di Scoppo era di creare una nuova razionalità istituzionale, una condizione di rinnovamento del sistema plurale dei partiti. E ciò sottintendeva in qualche caso anche una malcelata e pur legittima intenzione di approfittare della riforma per spostare all'opposizione la DC dopo 40 anni di egemonia governativa. Scoppola non parve particolarmente appassionato nella difesa della DC, o forse non colse del tutto le pur presenti intenzioni politiche di limitarsi a trasformare alcune istituzioni per mutare nella sostanza gli assetti di potere del Paese. Egli era interessato soprattutto a intervenire sulle cause che con la crisi dei partiti stavano favorendo lo sviluppo di forze fuori dal sistema, centripete o centrifughe, impegnate a inventare e perseguire nuove modalità di contrattazione extrapartitiche con le istituzioni, sempre più sviluite nei loro ruoli e nelle loro funzioni. In altre parole, a Scoppo interessava che si avviasse un processo riformatore che portasse alla stabilizzazione di una democrazia pluralista e in tal senso rivendicava il significato anche morale che rifarsi alla memoria storica della Repubblica poteva assumere per orientare il processo di destabilizzazione in atto. Il sistema dei partiti italiani si era fondato nel dopoguerra, da un lato, da quello che Mortati aveva chiamato il loro impegno ad autolimitarsi nel ruolo e nei programmi, specie quelli rivoluzionari o anticostituzionali, e dall'altro da un riconoscimento reciproco, progressivamente senza verifiche, perché sempre più svincolato dalle situazioni sociali. Una sorta di legittimazione reciproca dei partiti interna al sistema e priva di autentiche forme di controllo. Di qui l'interesse profondo che Scoppo mostrò nella volontà di cambiare in toto parzialmente il sistema elettorale proporzionale. Un interesse che lo condusse prima a rivendicare una certa autonomia dalle posizioni della delegazione De Gasperiana e quasi a svincolarsi da essa, dalla delegazione De Gasperiana. Il 28 gennaio 1985 presentava in commissione Bozzi una proposta di riforma elettorale firmata assieme a Lipari e a Segni per la DC, ma anche assieme a Barbera, Giugni, a Pasquino, nella quale si chiedeva, cito, l'adozione di un sistema misto, uninominale e proporzionale sul modello tedesco, ma senza clausola di sbarramento, per consentire una riqualificazione degli eletti e un più stretto rapporto con gli elettori, superando gli inconvenienti del voto di preferenza. La proposta non era rivoluzionaria rispetto alle aspettative e agli standard internazionali, ma cadde nel nulla. E Scoppo ne trasse conclusioni gravi, amare per la sua visione della realtà. E infatti non si astenne nella votazione del documento finale della Commissione Bozzi. E questo provocò anche delle lacerazioni, non tanto all'esterno della sua cerchia, ma anche all'interno della sua cerchia. Io ricordo personalmente alcune dolorose parole che diceva Roberto Ruffilli su questa il senatore Lipari forse ricorderà molto meglio di me queste cose. Si era evidenziata, secondo Scoppo, una diversa modalità di interpretare e di attuare la terza fase.
Scoppola visse tale esito come uno strappo che frenava dall'alto quella che gli pareva una diffusa volontà riformatrice, della quale, però, bisogna ricordare, almeno parzialmente Scoppola si ricredette nel tempo. Se fosse così diffusa questa volontà riformatrice, Scoppola capì, dopo entusiasmo, che non era poi una cosa all'ordine del giorno. Scrisse che la DC, contraddicendo i suoi stessi programmi senza riforma elettorale, finiva per ripiegarsi sulle esigenze di salvare i propri equilibri interni. Sapeva anche che nella storia ogni evento contiene pur sempre, come dicevo prima, un'aspettativa di novità. E quindi già nel 1984 scriveva: si può riuscire o essere sconfitti. Quel che conta di più è presentarsi all'opinione pubblica e all'elettorato con un disegno coerente di rinnovamento delle istituzioni e dello Stato. Dovevano passare poco meno di 10 anni per l'approvazione del Mattarellum, seguita al referendum del 1993, nel quale si riproponeva, con modalità diverse, quel sistema predefinito del 1984, il sistema misto. Ma Scoppola a quel punto avvertì che il bisogno di contribuire a ridare al Paese una coscienza critica verso le istituzioni si poteva svolgere da un'altra parte. La ricerca, la docenza, la partecipazione attiva al dibattito pubblico divennero gli strumenti essenziali della sua presenza nella nostra società. Grazie. Dunque, ora diamo la parola in ordine, secondo quanto era stato stabilito dei programmi, innanzitutto da Luciano Pazzaglia, che non è citato, ma è una di quella stretta elite della Lega Democratica iniziale. Prego. Ecco, va bene. Grazie. Sono molto grato agli organizzatori dell'incontro per l'onore che mi hanno riservato invitandomi a condividere in questa illustre sede il ricordo di Pietro Scoppola a 10 anni dalla morte. Vorrei cogliere questa occasione per esprimere innanzitutto i sentimenti di profonda riconoscenza che a lui mi legano. Gli sono intanto grato per il prezioso aiuto fornitomi negli studi. Rammento che nei primi anni 60, avendo avviato una ricerca su un esponente del riformismo religioso del primo Novecento, ebbi modo di leggere il volume Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, che Scoppola aveva da poco pubblicato e che sarebbe diventato una pietra miliare negli studi sul modernismo. Attratto dall'originalità di quel saggio, che sollecitava ad approfondire la crisi modernista con categorie storiche e non più strettamente teologiche, chiesi al suo autore di poterlo incontrare. Egli mi rispondeva dandomi appuntamento presso il suo ufficio di funzionario del Senato, dove mi accolse con quella premura verso l'interlocutore che costituiva uno dei tratti distintivi della sua signorilità. Fu quello per me un colloquio molto importante, ricco di suggestioni non solo per l'argomento della ricerca da me intrapresa, ma anche per una riflessione più generale sul tema della Chiesa nelle sue relazioni con la vita intellettuale e morale dei credenti. Ricordo che sullo sfondo dei lavori del Concilio Scoppola tornò più volte ad auspicare che la Chiesa riconoscesse senza esitazioni il primato della coscienza, per il quale molti modernisti del primo Novecento si erano battuti e avevano sofferto. A quell'incontro ne seguirono numerosi altri, e da allora le pubblicazioni con cui egli andò illustrando le vicende del movimento cattolico nella più ampia storia del Paese divennero per me un imprescindibile punto di riferimento. Ma a Scoppola devo la mia gratitudine anche per ragioni che oltrepassano gli studi. I nostri rapporti si trasformarono ben presto in amicizia e grazie alla confidenza che venne a stabilirsi tra di noi potei meglio conoscere e apprezzare
oltre alla lucidità intellettuale, la carica umana e la tensione religiosa e civile da cui era animato. Quello che di lui soprattutto affascinava era l'equilibrio con cui riusciva a unire la coerenza di un'intensa vita cristiana con il bisogno interiore di dialogare con tutti coloro che, di là dalle appartenenze religiose e ideologiche, fossero disposti a pensare a fondo i problemi. Da studioso del movimento cattolico, egli diventava ben presto uno dei protagonisti, soprattutto dopo che nel 1974 aveva guidato i cattolici del no nel referendum sul divorzio e nel 75 fondato con Achille Ardigò, Ermanno Guerrieri, Roberto Ruffilli, Paolo Prodi, Paolo Giuntella, Luigi Pedrazzi, per citare solo alcuni di coloro che non sono più tra noi, la Lega Democratica, un gruppo di intellettuali cattolici desiderosi di concorrere al rinnovamento della vita politica del Paese, cui fui lieto di dare la mia adesione. Fin dagli inizi Scoppola precisava che lo scopo era non tanto di costituire un partito, quanto piuttosto di elaborare una proposta culturale e politica nel solco della tradizione cattolico-democratica che egli considerava non un patrimonio da conservare in uno scrigno, ma una corrente viva di pensiero da rinnovare e sviluppare. Se si guardano le cose dal punto di vista della riuscita immediata, bisogna dire che l'esperienza della Lega si concludeva apparentemente senza grandi risultati. Ma oltre all'aver dato risalto all'urgenza di alcuni progetti di riforma, che non a caso sarebbero rimasti al centro dell'agenda politica successiva, il movimento di Scoppola, Ardigò, Guerrieri e gli altri ebbe comunque il merito di aver rilanciato la cultura della tradizione cattolico-democratica, traghettandola oltre la fine della DC e lo scioglimento della stessa Lega. Fra le tante altre iniziative di cui Scoppola si fece promotore, vorrei qui richiamare l'attenzione in particolare sul suo impegno per aprire la scuola di tutti a quell'ideale di laicità di cui era fiero sostenitore. Nel luglio del 1976, Andreotti, alla guida del suo terzo governo e la Santa Sede, davano vita a una commissione incaricata di studiare l'attesa revisione del concordato. Nel giro di qualche mese la commissione concludeva i propri lavori presentando una prima bozza nella quale, per quanto atteneva la questione dell'insegnamento religioso, si affermava che lo Stato avrebbe assicurato l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche, con la precisazione che nell'iscriversi alla scuola media e media superiore, gli alunni aventi l'età prescritta o altrimenti i loro genitori avrebbero dichiarato se intendevano o non intendevano avvalersi di tale insegnamento. Come è facile notare, con tale formulazione, che sarebbe stata sostanzialmente confermata nel corso delle trattative successive, si abbandonava il principio concordatario della religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione e si stabiliva che la fruibilità dell'insegnamento della religione cattolica, di cui lo Stato si impegnava ad assicurare l'accensione, era lasciata alla libera scelta degli utenti. Scoppola si rese subito conto come questa soluzione, di là dall'enfasi con cui il governo ne illustrava la novità, risolveva i problemi solo in parte, nel senso che lasciava scoperta la posizione di tutti coloro che, decidendo di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, non avevano altra occasione di confrontarsi con le tematiche religiose e rischiavano così di non potersi integrare con il patrimonio storico che faceva da supporto all'identità nazionale complessiva. Da quel momento egli non perse occasione per sostenere la tesi secondo cui lo Stato, nella propria autonomia,
avrebbe dovuto accendere un insegnamento non confessionale di cultura religiosa obbligatorio per tutti. Una tesi che doveva però incontrare l'opposizione tanto di ampi settori del mondo cattolico, per i quali era inconcepibile un insegnamento di cultura religiosa che non fosse vincolato a una fede vissuta, quanto degli ambienti laici e comunisti, timorosi che, stante la situazione socioculturale del Paese, quell'insegnamento di cultura religiosa si trasformasse ben presto in un insegnamento di tipo confessionale. Nonostante queste opposizioni, Scoppola proseguì la sua battaglia, in particolare dopo che nel giugno 1983 venne eletto al Senato nelle liste della Democrazia Cristiana. A tale proposito merita ricordare i discorsi da lui pronunciati in Parlamento tra il gennaio e il febbraio del 1984, in occasione del dibattito sui definitivi accordi intervenuti tra il governo allora presieduto da Craxi e la Santa Sede. Scoppola affermava che era proprio la nuova condizione creata dalla revisione concordataria, ovvero il fatto che la Chiesa non disponesse più di una delega incondizionata in tema di cultura religiosa, a mettere in risalto l'esigenza di un insegnamento religioso non confessionale. Ma non meno importanti furono gli interventi che svolse in Senato quando, tra il 1983 e il 1985, dapprima in Commissione Istruzione e poi in Assemblea, venne in discussione la riforma della scuola secondaria. In un primo momento, per consentire a tutti di misurarsi comunque con le tematiche religiose, egli proponeva di sostituire nell'ambito della scuola media superiore la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica con l'opzionalità tra l'insegnamento confessionale e un insegnamento di cultura religiosa. Ma resosi conto delle obiezioni anche giuridico-formali cui tale proposta si prestava, la lasciava cadere. A questo punto, appurato che allo stato delle cose era difficile pervenire con il consenso di tutti all'attivazione di un insegnamento distinto di cultura religiosa, Scoppola si batteva perché la religione fosse quantomeno inserita negli ambiti culturali delle materie dell'area comune, con una formula che, se non faceva delle tematiche religiose una materia a sé, neppure la escludeva. In tale prospettiva egli era disposto ad ammettere sul piano pratico che in una prima attuazione della riforma della secondaria tali tematiche potessero essere affrontate nei programmi delle altre materie, ma respingeva la posizione di chi, come il senatore comunista Paolo Bufalini, aveva proposto un emendamento volto a escludere che il discorso religioso potesse avere uno spazio autonomo. Scoppola riteneva che quell'emendamento non fosse condivisibile, più che per ragioni di tipo organizzativo, per una ragione di principio, ovvero perché avrebbe avallato l'idea secondo cui quello religioso sarebbe stato un fenomeno, per così dire, subalterno alle altre manifestazioni della vita dello spirito. Ma a suo avviso una scuola veramente laica non avrebbe potuto compiere una scelta che sottintendeva tale pregiudizio. La sua prudenza politica lo conduceva ad accettare in via transitoria la valorizzazione della dimensione religiosa in alcune discipline contigue, come la storia, la filosofia, l'arte, ma la sua speranza era che potessero presto maturare le condizioni perché soprattutto nei programmi degli studi secondari fosse possibile accendere per tutti un insegnamento laico di tematiche religiose che desse a ciascuno l'opportunità di allargare i propri orizzonti e di partecipare in modo responsabile alla vita culturale e civile del Paese. Grazie, professor Pazzarla. Io ovviamente non cito i titoli, sono tutti molto noti. E cedo la parola subito, io non lo faccio per guadagnare tempo,
E cedo la parola a Giuseppe Tognon. Grazie Presidente. Vorrei aprire con voi per un attimo l'appassionante dossier del cattolicesimo democratico visto dal suo punto di vista politico, per mostrare il contributo che il cattolicesimo democratico italiano ha dato alla storia europea, non soltanto a quella italiana. Ricordo le lunghe discussioni con Pietro sulla specificità tutta italiana di una definizione cattolico-democratico che non ha uguale ed è intraducibile nelle altre lingue europee, che rinviava però al problema secolare del rapporto tra fede e democrazia. Alcune premesse, care a Pietro. Papa Leone XIII nel 1901, con la Gravis de Comuni, aveva tentato di tagliar corto alle polemiche tra le varie forme di cattolicesimo sociale e di cattolicesimo politico. Voleva depotenziare la portata della democrazia politica. Scriveva quel grande Papa, e cito, che l'idea di democrazia era sostenibile solo togliendogli ogni senso politico e dando al termine nessun altro significato che quello di una positiva azione cristiana in mezzo al popolo. Il secolo XX si era dunque aperto per i cattolici sotto il segno di una profonda questione di coscienza. Se obbedire alla richiesta di potenziare il significato politico della democrazia o se invece cercare di definirlo meglio e di sperimentarne il valore storico profondo. Scoppola ovviamente si è iscritto alla seconda posizione, come Sturzo, De Gasperi e Moro, ed era sempre stato convinto che non vi fosse nessuna incompatibilità di fondo tra l'essenziale del messaggio evangelico e l'universo dei diritti umani fondamentali e della giustizia. Egli era affascinato, certamente lo sappiamo, dal rapporto tra coscienza ed autorità, tra libertà e tradizione, e il suo sforzo fu dimostrare che la decisione della Chiesa Cattolica di riconoscere finalmente il valore cristiano della democrazia, sebbene tardivamente, aveva cambiato la storia del mondo, aprendo una fase nuova. Lui e Paolo Prodi, nei rispettivi ambiti, la contemporaneità e la modernità, sono stati due storici amici che hanno saputo spiegare perché la storia del cattolicesimo non dovesse essere ridotta solo ad un momento interno della storia della Chiesa, ma fosse al centro della questione della civiltà europea, che è stata per sua natura, nel bene e nel male, la civiltà europea, un fenomeno universale. Insegnava Pietro che il problema del rapporto tra fede e democrazia era ben più vasto di quello dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, che a lungo aveva indagato, perché riguardava il cuore stesso di ogni società liberale. La democrazia rappresentativa, se ci pensiamo, può infatti comportare sia la privatizzazione della fede e il soggettivismo, di un credere alla carta, come un menù, scegliendo che cosa, come, quando credere, sia invece una crescita dell'autonomia dei cittadini e della stessa fede. I cattolici ormai votano tutti i partiti e noi siamo qui in un momento in cui è facile prevedere che più della metà degli elettori italiani fra qualche settimana voterà per proposte e piattaforme politiche che nulla sembrano avere a che fare con non soltanto il cattolicesimo democratico, ma con tutte quelle culture che hanno portato alla Repubblica Italiana. I cattolici votano per tutti i partiti, di destra e di sinistra. Accettano la democrazia come un fatto naturale, senza troppo riflettere su come la democrazia ormai impegni in profondità la nostra fede. Ora, Scoppola continuava a ribadire in tutte le peregrinazioni che ha fatto nel Paese che tra una democrazia come sistema di valori e una democrazia come pura forma di governo ci fosse una bella differenza e che il cattolicesimo democratico dovesse sempre schierarsi per una visione matura e sostanziale della democrazia, alleandosi con le altre tradizioni democratiche classiche. La specificità italiana per Pietro stava nel fatto che da noi i cattolici avevano assunto un ruolo politico sempre più forte, senza aver elaborato fino in fondo la distinzione dei piani tra la Chiesa e lo Stato, complici anche il fascismo e il clericalismo. Quindi per Pietro, questa è una sua definizione in un appunto inedito, il cattolicesimo democratico fu l'enzima che spinse per una metabolizzazione efficace dei principi democratici in ambito religioso, ma la sua azione fu difficile e contrastata, chiuse virgolette.
Murri, Sturzo, Mazzolari, Lapira, Don Milani, Lazzati e in parte anche Scoppola ne sono stati testimoni. Se riflettiamo un attimo, in Francia, in Germania, nei paesi anglofoni, non si trova un equivalente del cattolicesimo democratico italiano. In quei paesi, cattolicesimo e democrazia si erano confrontati da secoli come categorie politico-spirituali in competizione su un piano ideale. Raramente il cattolicesimo democratico è diventato un movimento militante interno al mondo cattolico come è stato in Italia. E con Pietro discutevamo su uno strano destino che toccava ai cattolici democratici italiani, e cioè di non poter mai sfuggire al destino storico di doversi impegnare in politica. Per i cattolici democratici italiani non ci poteva essere un altro destino, vista la fragilità del paese e la responsabilità di essere cattolici in un paese come l'Italia. Scoppola però non credeva alla virtù delle formule. La frammentazione semantica, altra sua citazione, è sempre l'anticamera di divisioni umane e civile spesso pretestuoso. Lui che amava e studiava Manzoni sapeva quanto male potessero fare le accuse all'untore e aveva ben chiaro quanto insistente fosse il tarlo del nominalismo, del correntismo dentro le viscere della politica italiana. La sua cifra spirituale fu la fedeltà, fino in fondo, fin quando si poteva, alla famiglia, agli studi, alla Democrazia Cristiana, fin quando si poteva, alla Chiesa, fin quando si poteva. Per le stesse ragioni, Scoppola fu grandemente impressionato dalla figura di De Gasperi, da lui riscoperto negli anni 70, il quale, più che alle formule, badava alla sostanza di una democrazia governante, che fu il primo statista a comprendere che l'elettorato cattolico non poteva certamente essere tenuto insieme da schemi ideologici rigidi, ma che non poteva nemmeno esistere contro la Chiesa. Era un equilibrio difficile, quello De Gasperiano, che si spezzò proprio quando, con la fine della Guerra Fredda, politica e fede vennero a convergere intorno al valore della democrazia partecipativa. E a quel punto bisognava chiarire, sia dalla parte della Chiesa che dalla parte dei laici, se si era conservatori o progressisti. Bisognava fare delle scelte di campo. Scoppola è stato lo studioso cattolico che ha esercitato la più forte funzione maieutica su tutti i democratici italiani, non soltanto su quelli cattolici, mostrando loro che i processi sociali e le esperienze di governo hanno maggiore importanza delle dispute teologiche e ideologiche. Ricordiamo la pazienza con lui, che non era un dossettiano, era un De Gasperiano, difendeva Dossetti dalle accuse pretestuose. E ricordiamo la pazienza con cui fu costretto per 10-12 anni a rispondere alle accuse che Baggio e Bozzo del Noce gli rivolgevano di protestantesimo o di cattocomunismo. Giunse alla vita politica a 50 anni. Sappiamo cosa aveva studiato. Sapeva evitare le trappole di un uso distorto dei valori cristiani e le trappole del dissenso per il dissenso. Sulla fine della DC, bisogna ricordarlo, aveva delle posizioni molto chiare. La crisi della DC non era dovuta alle lacerazioni degli anni 70 in tema di diritti e di riforme, perché anzi la DC ne fece di importantissime proprio in quel decennio. Ma la crisi derivava piuttosto dalla difficoltà dell'intero sistema politico italiano di comprendere la grande trasformazione mondiale. Era un termine che lui sentiva e che recepiva, anche se non lo sapeva declinare fino in fondo. La grande trasformazione mondiale, e era dovuta anche alla difficoltà della Chiesa di credere davvero al Concilio Vaticano II. Scoppola ci ha insegnato poche cose continuamente, con grandi variazioni sofisticate. Una è la seguente: fino al concilio il messaggio politico dei cattolici democratici era più avanzato del messaggio stesso della Chiesa, e ciò che in sostanza Scoppola rimproverava all'episcopato italiano era di non essere riuscito a guidare la maturazione del popolo cristiano verso forme più limpide di laicità e responsabilità, continuando a pretendere di regolare il passo della politica italiana e di arginare il pluralismo virtuoso dei cattolici impegnati. Si dispiaceva che la Chiesa tendesse a rimanere ostinatamente di parte. E quanto avvenne nell'84 in occasione della revisione del concordato, che Scoppola considerò un'occasione mancata.
La solidarietà nazionale alla fine degli anni 70 non fu un episodio tattico per lui, ma il tentativo di costruire le premesse di una ristrutturazione complessiva dell'offerta politica italiana. Come sappiamo, fu un'esperienza complicata, si concluse per la crisi di identità che stavano attraversando la DC, il PC, per manovre internazionali, e bisogna anche dirlo, anche per manovre eversive interne. Da qui la sua ricerca di un nuovo sistema dell'alternanza, che tuttavia ebbe basi fragili a causa della mancanza di legittimazione morale della Prima Repubblica, abilmente sfruttata da un neomoderatismo che era tutto fuorché evangelico. Scopola pensò che la crisi del sistema politico italiano potesse avviarsi a conclusione negli anni 90 con le riforme elettorali in una ribadita continuità costituzionale, ed è per questo il suo cruccio era di schierare il cattolicesimo democratico dovunque militasse in questa prospettiva. Il fallimento dell'Ulivo come soggetto politico lo condusse però a riflettere sul carattere molto più profondo della crisi della Repubblica e sulla necessità di dar vita ad una nuova stagione. Nei primi anni 2000, gli ultimi anni della sua vita, furono numerosi i suoi richiami a non fare di un nuovo soggetto politico unitario una cattiva imitazione di ciò che erano stati i partiti di massa. Era profeta. Certamente, mi avvio alla conclusione, Scopola non ha avuto il tempo di valutare fino in fondo l'analfabetismo politico di ritorno degli italiani. Succede anche questo nei grandi popoli. Gli effetti perversi, cioè, della decrescita economica del paese e della crisi educativa e culturale, che ha esposto i cittadini a paure e rancori. Aveva però messo perfettamente a fuoco l'impossibilità che la politica italiana potesse dissociare il suo futuro da quella che era stata la grande questione religiosa e politica dell'Italia. A 10 anni dalla sua scomparsa è dunque utile tornare a rileggere Scopola proprio alla luce di quell'idea matura di impegno politico che possiamo riassumere in un'altra tua formula, questa volta pubblicata. Il cattolicesimo democratico lavora per il compimento del processo fondativo della democrazia di cui la Costituzione aveva posto soltanto le premesse. E qui dobbiamo notare una cosa di straordinaria modernità, cioè la sua concezione della Costituzione come innesco di una storia tutta da vivere, che è una concezione molto moderna e che non fa della Costituzione, sebbene sia una Costituzione rigida, qualche cosa che chiude un'epoca, ma che apre finalmente l'Italia alla storia europea. Oggi nel mondo, e chiudo, si riflette su un nuovo momento cattolico. A Parigi la settimana scorsa c'è stato un grande convegno sul moment catholique, vale a dire sul prestigio dell'insegnamento del papato e sull'attualità del Vangelo, unico baluardo al dilagare dell'ingiustizia. Secondo me la questione purtroppo non è così facile. L'egemonia cinese, e parlo di fronte a Romano che può spiegarci tutte queste cose, l'egemonia cinese, la deriva dell'Africa, l'idea asiatica di una democrazia non democratica, il protezionismo statunitense, rischiano di far sembrare la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, anche la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, una cosa nobile ma inutile, una pia intenzione. Allora dobbiamo fare una riflessione ultima, e Pietro in questo momento ci è vicino e ci accompagna. Solo se si adotta, come ha insegnato Scopola, una lettura attenta della nostra storia europea, si potrà capire dove forse possiamo andare. E questa lettura attenta della nostra storia europea ci dice che l'economia non potrà mai quanto ha fatto e potrà fare la politica e il diritto. E che la differenza del cattolicesimo democratico europeo è quello di seguire il primato dell'economia, delle leggi della storia concreti, i processi reali di produzione e di ridistribuzione della ricchezza, ma di non poter mai essere subalterna al cosiddetto pensiero economico. Quindi il cattolicesimo democratico non può essere un pensiero astrattamente globalista, ma deve rimanere un pensiero politico tipicamente europeo, cioè fondato su istituzioni democratiche. Se noi pensiamo che l'Europa sia ancora il modello di riferimento della democrazia sociale,
Dobbiamo operare da europei affinché tutta la geopolitica faccia i conti con esso e schierare i cattolici dalla parte dei diritti fondamentali, oltre che del mercato. Scopola fu veramente uno storico italiano, ma non nel senso di un provincialismo che per classe, capacità di sintesi e lucidità di analisi non gli apparteneva, bensì perché aveva capito, come altri grandi storici, come Benedetto Croce o Chabot, che l'Italia non era solo il cimitero del passato, ma era ancora al centro della storia europea. Grazie. Grazie Beppe. Adesso passo la parola a Camillo Brezzi, di cui posso dire solo che è stato il primo allievo di Pietro Scoppo, che mi sembra un gran titolo. Per me sicuramente. A distanza di 20 mesi ci ritroviamo nuovamente in questa sala per ricordare Pietro Scoppola. Lo avevamo fatto nel maggio del 2016 alla presenza del presidente Mattarella, in occasione della pubblicazione del volume che ha ricordato Antonetti sull'itinerario di Pietro Scoppola, che era il frutto di un convegno tenutosi all'Istituto Sturzo a 5 anni dalla scomparsa di Pietro, e nel corso del quale, grazie al contributo di amici, colleghi, allievi, si erano ripercorse le problematiche della produzione storiografica e l'itinerario di raffinato intellettuale qual è stato Pietro Scoppola. Oggi sono passati 10 anni dalla sua scomparsa, ma più volte, almeno a noi suoi allievi, è capitato in occasione di un evento pubblico o a proposito di un dibattito storiografico di dire o pensare cosa avrebbe detto o scritto Pietro. Non solo perché ci manca la sua voce, la sua presenza, la sua originalità, ma soprattutto quella discrezione con cui si è rapportato ai temi storici, ai dibattiti politici, alle riflessioni religiose, contraddistinguendo il senso di una vita. Oggi è un'opportuna occasione, quindi ringrazio gli organizzatori, in particolare ringrazio i figli di Pietro. Un'opportuna occasione per ricordare uno dei maggiori storici e un intellettuale dell'Italia della seconda metà del Novecento e dei primi anni del 2000. Una figura originale e per molti versi difficile da collocare entro gli schemi delle tradizionali appartenenze politiche e culturali presenti in quel periodo nel nostro paese. Lo ricordiamo in un luogo, il Senato, che all'indomani della laurea in giurisprudenza vide Scoppola partecipare con successo a un concorso di segretario e, come ha ricordato egli stesso, per molti anni ho diviso il mio tempo fra il lavoro di funzionario parlamentare e gli studi. Passavo il tempo libero nella bella biblioteca del Senato. Ma al lavoro in Senato devo molto di più del tempo libero che mi consentivano letture e ricerche, specie durante le frequenti crisi di governo. Vidi ed entrai in contatto con grandi figure della storia italiana che nella prima legislatura erano presenti in Senato. Dopo aver lasciato il Senato nel pieno della sua carriera universitaria, farà ritorno, come è stato più volte ricordato, qui a Palazzo Madama come senatore indipendente della Democrazia Cristiana dall'83 all'87. Il rigoroso lavoro di storico di Pietro, anche se lui preferiva definirsi studioso di storia, lungo un sessantennio si è caratterizzato nell'assumere un obiettivo preciso di fronte ad ogni argomento, momento storico o personaggio. Occorre capire e distinguere per non rimanere prigionieri di una storiografia condizionata dalla pretesa di condannare o di difendere. Sono sue parole, ovviamente. Le ragioni che muovono la ricerca sono profondamente etiche. E ancora Pietro ha scritto: bisogna liberarsi dalla tentazione della riflessione storica come ricerca dei colpevoli. E credo che nei suoi studi Scoppola ha capito e ha distinto. Lo ha fatto anche sulla base di nuove fonti,
consultando archivi in gran parte inesplorati e ribaltando interpretazioni consolidate. Solo per fare due esempi, penso all'importanza dello studio Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, uscito all'inizio di quegli anni Sessanta, che aprivano una nuova stagione di rinnovamento per la storia della religiosità, specialmente in Italia, e ancora con la proposta politica di De Gasperi del 77, ambedue i libri usciti dal Mulino, dove per certi versi ha ribaltato l'interpretazione storica e anche certi luoghi comuni storiografici sull'età de Gasperiana. La sua curiosità intellettuale era accompagnata da un naturale senso della cortesia e del garbo, un aspetto della sua personalità antitetico alla realtà sociale e culturale odierna, sempre più urlata, arrogante, spesso maleducata. Ha osservato Andrea Riccardi: oggi Scoppola è figura inattuale, quando la politica ha divorziato dalla cultura per collocarsi quasi esclusivamente sulla scena mediatica, ma anche quando l'emotività prevale sulle ragioni e sul disegno. La stessa cortesia e lo stesso garbo lo caratterizzavano nelle aule universitarie. Per molti anni, specialmente i giovani studentesse e studenti universitari sono stati gli interlocutori preferiti di Pietro Scoppola. Per generazione e formazione Pietro non era legato alla lezione ex cathedra. Era interessato a far conoscere la sua posizione innanzitutto. E secondo quanto ha felicemente osservato Umberto Gentiloni nell'introduzione al volume Lezioni sul Novecento, i nessi interpretativi prevalgono sulla narrazione. Ricordo bene come Pietro non troncasse mai la lezione al termine dello scoccare dell'ora. Quasi sollecitava l'avvicinarsi degli studenti più timidi alla cattedra, che gli chiedevano quasi un colloquio tu per tu, delucidazioni, ulteriori spiegazioni, gli sollecitavano altre possibili interpretazioni. Con il suo sorriso, quel bellissimo sorriso che c'è nell'invito dell'iniziativa di stamattina, rispondeva a tutti e la lezione proseguiva nei corridoi o negli studi universitari. L'ha ricordato Agostino Giovagnoli nel volume La lezione di Pietro Scoppola, che Scoppola trasformava le lezioni in una sorta di amichevole cenacolo in cui non di rado si toccavano anche temi di attualità, ma sempre con il rigore della prospettiva storica. Il legame fra studi storici, impegno intellettuale e trasmissione del sapere dovevano andare di pari passo con la dimensione civile e con il contributo all'evoluzione sociale e culturale del Paese. A questa tensione sociale si accompagna almeno un altro significativo elemento, mi riferisco al legame fra storia religiosa e storia civile, che è uno dei motivi, se non il motivo, conduttore degli studi di Pietro Scoppola. Un laico cattolico con un forte spessore religioso. E lo troviamo anche in alcune notazioni che riguardano la storia politica del secondo dopoguerra. L'attenzione di Pietro verso la politica, ben presente sin dalla giovinezza, acquista un significato molto diverso a partire dagli anni 70. Rileggendo le pagine di quel prezioso volumetto uscito postumo, Un cattolico a modo suo, Pietro colloca in quegli anni l'inizio di un suo più aperto ed esplicito impegno politico. La fase da lui indicata si collega anche con la conclusione del suo impegno al Senato, e per me è la conclusione del piacere di incontrarlo in quella spaziosa e luminosa stanza d'angolo con vista su Sant'Ivo alla Sapienza. Con l'inizio dell'attività universitaria presso la Facoltà di Magistero di Roma, e sempre per me di lavorarci a fianco nei locali bui della Galleria Torino, e con la nomina di direttore del bimestrale Il Mulino di Bologna, come lui sottolineava, quando ci volevano 4 ore di treno per raggiungere Bologna. Sono dunque anni densi di cambiamenti. L'approvazione della legge che introduce il divorzio in Italia, da una parte rappresenta un tema che più di altri poteva suscitare i suoi interessi di studioso, di cittadino, di cattolico. Dall'altra, proprio la politica, in quel senso alto con cui vi ci si rapportava, lo spinge a prendere posizione.
per certi versi è colpito dalla grande incertezza e dalle titubanze manifestate dal mondo cattolico di fronte a questo fatto nuovo, un referendum che i più fra gli stessi cattolici ritenevano un pericolo, ma nessuno quasi faceva nulla per disinnescarlo. Chiesa Cattolica, Partito Democristiano, Comitato Referendario formano un triangolo che non riesce a dialogare e spesso circuita i problemi generando ulteriori contraccolpi. Non solo, specialmente per i primi due soggetti, Chiesa e Democrazia Cristiana, manca una sola volontà. Le divisioni e le divergenze interne, oltre a quelle esterne, rendono tutto più incerto e complicato. Non si trovano soluzioni politiche e decisioni sicure. Ancora in un cattolico a modo suo, Pietro si domanda perché già prima del 73 e ancor di più dopo mi sono interessato di politica. Non ho mai pensato alla politica come carriera. La politica, paradossalmente, era un elemento di quella ricerca di un cattolicesimo incarnato nella storia. È in questo spirito che ho vissuto la rottura del 74 nel referendum sul divorzio. Come ben sappiamo, da quella esperienza dei cattolici per il no inizia un'intensa attività pubblica contraddistinta da una forte passione e da una grande generosità, forse con pochi successi o poco ascoltato. Penso al suo impegno nell'attività della Lega Democratica, ai tragici anni del terrorismo e alla tragedia repubblicana che rappresentò il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, al tentativo di rinnovamento della Democrazia Cristiana, alla stagione dei referendum per l'abrogazione della preferenza plurima prima e poi per il maggioritario al Senato e infine ai cittadini per l'Ulivo. Lui stesso ha evidenziato, sì, la politica mi ha appassionato, non strumentalmente come mezzo per un fine diverso dalla politica stessa, ma come politica in sé, come disegno per il futuro, come valutazione razionale del possibile e come sofferenza per l'impossibile, come chiamata ideale dei cittadini ai nuovi traguardi, come aspirazione a un'uguaglianza irrealizzabile che è tuttavia il tormento della storia umana. Mi ha interessato la politica per quello che non riesce ad essere, molto più che per quello che è. Negli ultimi anni 90, a conferma della peculiarità della sua esperienza umana e intellettuale, si dedicò con la solita passione e l'impegno di studioso, di credente, di cittadino, alla difesa della democrazia e della Costituzione repubblicana. Mi riferisco ai due volumetti usciti da Einaudi, 25 aprile, Liberazione e la Costituzione contesa. Libri, saggi, ma anche articoli, ha scritto, spesso dettati da sollecitazioni contingenti, che furono raccolti nel volume La Terziano, La coscienza e il potere, uscito pochi giorni prima della sua scomparsa, nei quali Pietro contrastava quella tesi revisionista che mirava a spezzare il nesso fra resistenza e Costituzione e quella storiografia e pubblicistica che proprio fra gli anni 90 e l'inizio del 2000 attribuiva semplicemente la crisi del sistema politico allora manifestatasi al momento stesso fondativo della Repubblica. Fino alla fine Pietro dedicò le sue forze allo studio della società italiana, confermando il suo impegno nella società civile, politica e religiosa. Incontrandolo l'ultima volta nel suo studio di via Montezemolo, gli dissi che avevo visto La coscienza e il potere e che sapevo che aveva terminato anche l'altro libro, la sua confessione, un cattolico a modo suo. Mi disse te lo spedisco per email e poi aggiunse ora rimane l'ultima opera, il passaggio, e va affrontato con coraggio. A distanza di poco più di 90 anni dalla nascita di Pietro Scoppola, di questa sua lezione di impegno scientifico ed etico, noi tutti gli dobbiamo essere grati. Grazie. Grazie, grazie molto, grazie per questa relazione. Adesso diamo la parola all'onorevole Pierluigi Castagnetti, che è stato a lungo amico di Scoppola.
Prego. Sì, grazie. Scopola era uno storico che pensava il futuro. Era uno storico a cui stavano stretti gli abiti della ricerca, della lettura, eppure anche dell'interpretazione degli avvenimenti storici. È diventato attore politico per questa ragione, perché pensando il futuro non si può rimanere con le mani in mano. A un certo momento ha ritenuto di mettersi in gioco e per questo è stato una grossa personalità della seconda parte del secolo scorso, perché ha tentato, ecco, di non solo definire i contenuti dell'innovazione e anche del riformismo e della riforma della politica, ma ha tentato di realizzarli. Io l'ho conosciuto più di 40 anni fa, quando è nata la Lega Democratica, qua ne hanno parlato in tanti. Non c'era una sede organizzativa se non quella di Modena, a casa di Gorrieri, diciamo così, e ci si trovava lì. E appunto non c'erano solo i tre citati, Scopola, Gorrieri e Ardigò, ma voglio ricordare Giorgio Prodi e tutta la sequela poi dei fratelli, ma Giorgio era tra i più impegnati nella nascita della Lega Democratica, la Gaiotti, Benevolo, Bazzoli, Luigi Bazzoli, oltre che Giuntella, insomma, Andreatta, Ruffilli, tutti i nomi che Lipari, tutti i nomi che conosciamo. E poi ho avuto un privilegio particolare, insomma, ecco, di incontrarlo umanamente, oltre che intellettualmente, nelle settimane bibliche, c'è qua Nicolò di Bose, frequentate dalle nostre famiglie, e poi le vicende politiche che conosciamo, a cui ci si è già riferiti. In particolare le ultime fasi che hanno preceduto la nascita del Partito Democratico. Io voglio parlare del tema di questo nostro incontro, sostanzialmente soffermandomi rapidamente su quelli che io definisco i cruci degli ultimi anni della vita di Scopola. Ne individuo tre. Il primo: Scopola ha scritto «L'unità delle forze popolari antifasciste nell'immediato dopoguerra è stata necessariamente un'esperienza breve, per la notevole distanza ideologica, culturale delle due maggiori forze politiche. Questa è la ragione per cui non si è mai creato un tessuto unitario, un sentire comune che regge la convivenza delle democrazie moderne. Certo, c'è stata l'esperienza della Costituente e la definizione della Costituzione, ma la Costituzione vissuta è stata vissuta in modo separato. E dunque al Paese è mancata la costruzione di questo tessuto, che è il problema della nostra democrazia. Lasciatemi dire che anche la nascita, e ne parlerà nel discorso di Orvieto del 2006, in cui Prodi gli chiese di fare la relazione introduttiva, anche la nascita del Partito Democratico per lui alludeva a questa esigenza di rimettere insieme delle tradizioni, perché il problema era quello di costruire il senso di una convivenza democratica nel nostro Paese. Non era questa una delle ragioni fondamentali dei partiti che sono confluiti poi nell'esperienza del Partito Democratico, ma per lui questo era il problema. E questo è stato anche il problema per cui negli ultimi tempi lui ha seguito il percorso costitutivo del Partito Democratico, ma negli ultimi tempi ha fatto parte di quella commissione di saggi che scrisse il documento preparatorio, ma negli ultimi tempi era molto deluso. I primi vagiti lo delusero molto, e sostanzialmente lo delusero perché disse:
Io avevo immaginato che questa fosse l'occasione per cui ognuna delle tradizioni che qui si incontravano potesse mettere le mani nella profondità delle rispettive radici per trovare quegli elementi che potevano dar vita a una cultura nuova, diversa da quelle precedenti che si mettevano insieme. Bisognava che facessero le forze politiche che sono entrate nel Partito Democratico questo sforzo di mettere, per assumere un'immagine di Delors, le mani nella morchia della loro storia e della loro cultura. E questo non è avvenuto, e si vede. Ed era particolarmente preoccupato per quella che lui individuava una sottovalutazione del ruolo del cattolicesimo democratico. Ne parlò in modo esplicito nell'ultimo articolo che lui ha fatto su Repubblica. Secondo cruccio, non abbiamo approfondito la dimensione, e di questo si sentiva pro quota anche responsabile, la dimensione periodizzante, come diremmo oggi, della vicenda Moro. L'abbiamo in un qualche modo metabolizzata troppo presto e non abbiamo capito che questa vicenda lasciava dei segni, delle lacerazioni nella storia di questo paese. Ma lui è stato un interprete del pensiero di Moro, soprattutto dell'esperienza della solidarietà nazionale, l'ha condiviso. Pensava che l'obiettivo di Moro non fosse quello di arrivare a un partito unico, c'era una convergenza propedeutica alla creazione di una condizione di normalità nella vita del paese, diciamo così. E quindi ha ipotizzato il bipolarismo e ha ipotizzato l'alternanza, ecco il tema del nostro convegno. E ha fatto delle precisazioni importanti nella presentazione del libro fatto ad Astri, del libro biografico di Napolitano, delle precisazioni molto importanti in cui evidenzia il suo pensiero. Dice, a proposito del riconoscimento da parte di Napolitano del ritardo del Partito Comunista nel realizzare l'operazione di sganciamento dall'Unione Sovietica, e allora recupera De Gasperi, che gli è sempre stato a cuore, date ragione nei fatti all'anticomunismo democratico di De Gasperi, e recupera Leopoldo Elia, date ragione nei fatti alla Conventio d'Excludendum, lo dice esplicitamente, è lì. E perché non riflettete di questo vostro ritardo, che è il problema? Che in un qualche modo è alla base di queste due posizioni che ho detto, De Gasperi e... Ma soprattutto c'è una sottovalutazione, è evidente che adesso dovrà nascere un nuovo bipolarismo, ma non può essere il bipolarismo che in tanti pensano in Italia, non è il bipolarismo francese, la nostra storia, l'ha già detto Beppe Tognon, è diversa, non è neanche il bipolarismo tedesco, perché in Italia la socialdemocrazia non c'è mai stata. C'è stato un partito comunista che ha cercato di aggiornare il proprio messaggio, ma la socialdemocrazia, come c'è in Germania, in Italia non c'è mai stata, è inutile che giriamo. Ma soprattutto sbagliate se pensate che l'altra parte sia un partito conservatore. E allora lì recupera Moro. Perché la Democrazia Cristiana non è mai stata un partito conservatore classico, come è stata la CDU tedesca, come è la CDU tedesca. Non a caso la CDU tedesca aderiva per molti anni contemporaneamente al PPE, all'Internazionale Conservatrice, perché si sente così. Ma se non si coglie la specificità della presenza dei cattolici in Italia e del ruolo della Chiesa, non giustificava la Democrazia Cristiana, di nuovo è stato, ne ha parlato Beppe Tognon, ma dice, ma
ma questa è una specificità indispensabile, e citava Tocqueville, questa è l'idea di democrazia che possiamo realizzare superata questa fase di transizione. Per cui era sicuramente un bipolarista, era per l'alternanza, quindi per la normalità della democrazia, salvo precisare che i due poli, così come erano stati immaginati da una parte e dall'altra, non potevano essere quelli che garantivano l'alternanza e il bipolarismo nel nostro paese. Il terzo cruccio forse ne ho già detti tre, no? Sì, basta, mi fermo. Il terzo cruccio era quello, appunto, ne ha parlato, quindi posso rinunciare, ne ha parlato Beppe. Guardate, qua ho il volume curato da Ariemma sulla democrazia dei cittadini, dove sono riportate le due relazioni che lui fece al convegno di Orvieto all'inizio di ottobre del 2006, in cui Prodi gli aveva chiesto di fare la relazione, e al convegno di Chianciano di una settimana prima, in cui, la cosa che non si sa, lui si è autocandidato a fare il relatore. Saputo di questo convegno, io non avevo osato chiederglielo per tante ragioni, perché lo pensavo anche su posizioni polemiche dal punto di vista politico, per le discussioni che all'interno dei popolari si facevano attorno alla prospettiva di... ma per tante ragioni, ma anche perché era il relatore ufficiale della settimana successiva, e quindi non potevo pretendere che... No, lui ha voluto venire. Ha voluto venire e ha voluto ripetere le ragioni per cui la tradizione cattolico-democratico, e lui aggiungeva quella sturziana popolare, debbono entrare nel discorso del Partito Democratico. Potrei farvi tante citazioni, ma ci rinuncio perché non c'è il tempo e perché sono persino troppo esplicite alla luce di quello che è accaduto. Direi che ne... ecco. Ma questo era un cruccio, non dico un senso di colpa, un imbarazzo, no. Non ha mai ritenuto di avere commesso degli errori nei confronti della Democrazia Cristiana o del Partito Popolare, ma la cosa che lui voleva garantire è che nel Partito Democratico questa tradizione non fosse mortificata, perché altrimenti non sarebbe stato il Partito Democratico. Finisco con la domanda banale, me la perdonerete, che cosa farebbe oggi di fronte alla trasformazione della politica, alla globalizzazione, al nuovo papato, alla personalizzazione della politica, a quello che sta accadendo, le grandi trasmigrazioni di popoli, l'esplosione della rabbia, della paura, dei populismi, la perdita di senso della politica rispetto a queste nuove sfide. Io non so cosa farebbe. Io credo che, mi perdonerete se faccio un accostamento, forse farebbe una scelta paragonabile a quella di Dossetti del 52, lui che era De Gasperiano. Proporrebbe di ritornare a lavorare dentro la Chiesa e dentro la società, per la necessità ineludibile di una ripartenza, di una ricostruzione, la necessità ineludibile di dare substrato culturale a questa difficile modernità. Almeno io penso questo. In ogni caso, vabbè, abbiamo detto tutti quello di cui siamo debitori a Pietro Scoppola, e finisco anch'io, insomma, con un ricordo affettuoso che me lo riporta soprattutto all'ultima volta in cui ci siamo incontrati a Bose. Grazie. Sì. Grazie Pierluigi. Grazie molto. Bene. Adesso c'è... Tu parti? No, no, no. Non lo so. Ma c'era una... Ecco.
Ora chiamo il professor Berlinguer, monsignor Zuppi, Marco da Milano, credo che Umberto Gentiloni, credo che non ci sia, no? Buon lavoro, scusami perché devo andare a prendere il tema, devo andare a storia, quindi... Prego, mi... Ah, ci sei, scusa, avevo avuto una... No, mi avevano dato un'altra notizia che non c'era, quindi... Non ti preoccupare, non ti preoccupare, è umano. Ciao. Dunque, arriviamo a questo secondo step e per poi alla fine lasciare la parola a Romano Prodi. In questo secondo step sono presenti il ministro senatore Luigi Berlinguer, Marco da Milano e monsignor Matteo Maria Zuppi. E quindi cominciamo seguendo l'ordine, la scaletta che ci è stata data. Do la parola al ministro Berlinguer. No, aspetta un momento, sì. Credo che... Ministro, se non lo so lei... Io sono molto... No, lei non tocchi... Secondo me non deve toccare niente. Non devo spegnere. Fermo, ecco. No, dovevo spegnere. Io ho ricevuto l'invito a partecipare a questo consesso così pregnante e vibrante, oltre che carico di cultura, e confesso che mi sono domandato perché, ma non risponderò perché spetta a chi mi ha invitato dire perché. Però sono molto felice di esserci. Anche se io non sono uno studioso di Pietro Scoppola, l'ho conosciuto ma poco, e ho in qualche modo sfiorato da vari punti di vista gli oggetti del suo ruolo, ma c'è una cosa che mi colpisce particolarmente, a cui tengo per farne appunto oggetto di un'attenzione. Lui è una figura, ce ne sono altre, che però riesce a svolgere ad un livello, oggi tra l'altro ribadito e riconosciuto, molto alto, due professioni, la professione dello studioso, la prima, è quella che sicuramente l'ha segnato più di tutte, perché è continuata per tutto il tempo, e anche più che una professione, un impegno, ma che sfiora per l'ampiezza dell'impegno, anche una forma di professione e l'impegno politico. E come si sa, si tratta di due attività che sono molto diverse e a rischio di reciproca contaminazione, non di interferenza, ma contaminazione, a rischio permanente, perché le regole
che disciplinano il comportamento politico e quindi la natura dell'impegno e quindi l'esercizio della propria capacità sono diverse da quelle accademiche, soprattutto dall'attività scientifica, che è l'asse portante, almeno a livello universitario, anche dell'attività di docenza. E che marca una differenza, perché chi svolge le due attività, quando fa il professore, rischia di infilare costantemente esigenze politiche anche nell'intelligenza dell'argomento, non soltanto nel comportamento. Una torsione della interpretazione politica e non dell'interpretazione scientifica. Soprattutto chi fa storia contemporanea, naturalmente, perché chi fa astrofisica potrebbe anche, o chi fa biologia, potrebbe avere meno questo rischio. C'è sempre, meno. Ma chi fa storia contemporanea fa una materia in cui la politica entra con una virulenza inaudita. E i canoni interpretativi dei processi storici sono diversi dai canoni interpretativi della validità politica, perché è questo il criterio di interpretazione dell'azione politica. E l'attività politica attraverso il partito, che non a caso nel suo etimo conserva il nocciolo di parte, giustifica una, tra virgolette, nobile faziosità che non sarebbe mai giustificata in sede scientifica e in questo caso storiografica. Uno dei fascini per chi è entrato più addentro della cosa, ma anche per chi lo contempla, di Pietro Scoppola è proprio questo invece. Perché, pur essendo lui fortemente coinvolto anche sul piano ideale, non soltanto scientifico, dal suo essere cattolico, fino in fondo, lui fa lo storico del cattolicesimo democratico, lo storico delle varie figure o dei vari processi, a lungo tra l'altro, cominciandolo e poi continuando, lo fa da storico. E questo aggancio alla fonte, che qui è stato in qualche misura richiamato, e che è necessariamente la regola prima di chi fa questo lavoro, assoluta, l'aggancio alla fonte è per lui una continuità di coerenza col suo lavoro e col suo mestiere. Quando poi si misura con la politica e lo fa con tutta la passione di cui lui è capace, anche una passione grintosa, e polemica, non soltanto diplomatica o molto mediata, anche questo, ma lui, quegli stessi fatti, quegli stessi eventi, li propone politicamente, altrimenti avrebbe fallito clamorosamente. La regola non perdona in questo campo. Se tu fai l'attività politica, ti devi cimentare fino in fondo per ottenere il successo delle tue idee, democraticamente, rispettosamente, ma il successo delle tue, perché le tue idee sono il prius. Voi comprendete che c'è questa contraddizione? E diventa fascinosa la resa del soggetto, in questo caso. Ora, però, questo porta un vantaggio in questa strada impervia dello sdoppiamento della persona. E il vantaggio è l'alimento culturale, perché la curiosità culturale, lui è un esempio di questo, la curiosità culturale spesa nel campo scientifico degli studi, delle scoperte, perché questi sono gli studi, scoperte, non solo i fisici fanno scoperte, anche, tra virgolette, gli umanisti fanno scoperte, se no non è scienza. Bene, lo spendere in quell'attività
una qualità interpretativa, teorica, culturale, che diventa molto più pregnante se si ha anche un percorso fondato sulla ricerca. E quindi una serie di proposizioni di tematiche che non sono ordinarie o molto diffuse nel mondo della politica e che non lo sono soprattutto nel gergo, nel linguaggio, nella forma di prospettazione delle questioni. Ora, dico questo perché voglio arrivarci con un'altra considerazione che qui faceva Pierluigi Castagnetti. Stiamo attenti che il decollo dell'Italia democratica e dell'Italia repubblicana, che aveva come presupposto la base politica che ha partorito la Costituzione e quindi un incontro fra diversi, molto diversi, che restano in quegli anni, in quei decenni molto diversi, lui ha insistito giustamente su questo, è avvenuto sì nel momento costituente drammatico che aveva dietro di sé la tragedia e che quindi era una frusta violenta perché si raggiungesse il risultato costituzionale, cosa che non si sarebbe verificata più successivamente con quello schieramento così ampio e con quelle convergenze che invece hanno prodotto il testo costituzionale, poi è stato abbandonato. E abbiamo avuto un periodo che Castagnetti sembrava dire dura finora. Io non sono convintissimo che duri finora in quel modo, però, insomma, che è stato sicuramente lungo. Allora, credo che Castagnetti abbia vissuto e sofferto questo aspetto in tutto il primo periodo, anche il suo primo periodo, che ovviamente non è coevo, non parte nello stesso momento in cui parte la Costituzione, ovviamente. Ma poi lui si propone in un'occasione di dire e di chiedersi che cosa la Costituzione abbia come presupposto ideologico, usa questo termine, che sembrerebbe ardito, ma invece è fondato. Io preferirei dire che cosa c'è di base ideale nella Costituzione, perché io ho sempre timore dell'ideologia, perché secondo la definizione marxiana, la ideologia è la mistificazione del reale. L'ideologia è sempre una cosa completamente diversa dalla realtà, è la costruzione personale della realtà, che però non corrisponde al reale. Però il senso di quello che lui voleva dire, secondo me, è che la nuova Costituzione ha come presupposto ideologico, e qual è? E questo lui lo scrive dopo, naturalmente, è più moderna la sua formulazione. Però, a riprova di quanto io ho cercato di dire finora, lui dice che è stato trovato un punto di incontro nell'idea della dignità della persona umana. Ed è quello che lui propone come asse portante del Partito Democratico, perché lui si occupa della nascita, come è stato già detto, del Partito Democratico, e fa anche alcune postulazioni a questo proposito, che sono modernissime, dove c'è forse anche una punta di illusione, e lui non ha potuto verificare se siamo nel mezzo di una delusione a quel proposito, c'è chi dice una cosa e chi dice l'opposto. Tuttavia è importante che lui
prospettava per un'entità come il Partito Democratico qualcosa di nettamente distinto dall'esperienza dei partiti che per l'appunto fra l'altro non avevano poi determinato convergenza post-costituzionale su una base che poteva anche essere legittimata dall'esistenza della Costituzione o giustificata dall'esistenza della Costituzione. E quindi prendere la dignità della persona umana è un termine che viene usato, abusato e così via, ma nella sua postulazione lui ci porta tutta la pregnanza di un'idea, è la novità, l'originalità. Se si pensa all'ideologia del lavoro, se si pensa all'ideologia anche della stessa democrazia come valori, sono tutti ricorrenti, oppure del lavoro fondanti per una determinata forza politica ideale. Ma qui lui va oltre su questo. Io sono personalmente convinto che questa è una luce anche di prospettiva nel momento attuale in cui alcuni dei valori tradizionali, prendiamo la cultura del lavoro, prendiamo anche la stessa superfettazione di un'idea meccanicistica della democrazia, che si appassiscono piano piano nel tempo, è inevitabile, basta vederci intorno in tutta Europa che cosa è diventato il socialismo, per dire, che pure ha scaldato miliardi di persone nel mondo per decenni e più che decenni, ecco, sta a dire come l'esigenza di individuare un asse portante radicalmente nuovo. E certamente in questo senso io leggo la novità di chi dice ha trovato dell'idea della dignità della persona umana, è un'indicazione, è qualcosa che lui ha intuito allora, a cui io annetto valenza, infatti dice era un'idea matrice cristiana che laicamente declinata ha già da allora ispirato il testo costituzionale. E qui mi viene a dire una seconda cosa. Lui dice, pensava di arricchire quest'idea indicando che alla solitudine dell'uomo moderno deve rispondere un tessuto di amicizie. Un tessuto di libere, un tessuto libero di amicizie. L'amicizia contro la solitudine. L'amicizia, come l'etimologia suggerisce, nasce dall'amore. Ora, pensate quando questa terminologia dovesse diventare una terminologia politica corrente. Facciamo questo salto mortale triplo nella nostra modesta tram tram dell'esperienza in quel campo. Ma non è l'atteggiamento di un ideologo, perché uno che aveva svolto e stava in quel momento svolgendo funzioni politiche proprie e che nello scrivere anche nell'impegno storiografico, nello scrivere di storia, interpreta i fenomeni storici guardando il reale e non soltanto prospettazioni intimistiche, perché non c'è nessun intimismo in questo. Un tessuto libero di amicizie e quindi alla base di un partito come quello democratico sono questi alcuni degli elementi che ho il timore che la fusione fredda non abbia fortemente alimentato quanto forse quod erat in votis e quantum la stessa cosa erat in votis. Allora, infatti lui così dice, solidarietà, amicizia, appunto, soprattutto per i giovanissimi, a cui serve una socializzazione affidata non alla vita di banda nelle strade, sembra di leggere le cronache di questi giorni, che sono fenomeni tra l'altro che 20 o 30 anni fa la vita di banda dei ragazzi non esistevano.
per cui legge come il logorarsi di certi rapporti nella crisi attuale o nella crisi anche al momento in cui si lanciava una novità in cui lui credeva tantissimo con il Partito Democratico, era accompagnato da un logoramento dei rapporti che hanno portato anche fenomeni raccapriccianti di questo periodo. E poi pensa ad una funzione più ampia della scuola, che non fosse soltanto l'erogazione di, questo non lo dice, ma se ne deduce, di conoscenze. E quindi pensa ad una debolezza delle strutture che creano consenso o base di consenso, una debolezza nel fatto che queste strutture sono prevalentemente formalizzate e non come per esempio tutta la struttura educativa italiana, che è fortemente formalizzata, a cui manca un'anima, a cui manca, posso fare una citazione personale, io ho incontrato il cardinale Martini quando ero ministro, perché volevo sapere da lui, lui voleva sapere da me cosa sapere. Poi il mondo della Chiesa è stato molto interessato anche alla scuola, per tante ragioni che voi conoscete, eccetera. E io dissi, gli dissi qualcosa, dissi, scusate questa citazione è un po' ridicola, ma senta Eminenza, io credo che il difetto della scuola sia che manca un'anima. E lui l'ha subito interpretato da cattolico, io non avevo la stessa valutazione lessicale del termine anima. Eppure tutto questo era stato molto interessante per vedere come oggi Pietro Scoppola lo abbiamo davanti come colui che attraverso il suo lavoro storiografico chiede anche e poi attraverso la sua sensibilità politica una funzione più ampia, cioè di coinvolgimento nella crescita morale e intellettuale delle persone, che il puro cognitivismo non assicura, ancorché necessario. E questo lui lo aveva nella mente. Ora, la crisi che pensava che si dovesse superare con questa nuova entità era una crisi di identità. E il rapporto fra crisi di identità e questione democratica, fra determinismo e libertà, fra paura e speranza del futuro, fra solitudine e amicizia, sono queste le dicotomie sulle quali un partito nuovo dovrebbe costruire la sua identità e il suo progetto. Se noi ci mettiamo a scrivere, questo qui è il segno che io ho terminato, mi pare. Non il segno dell'apprezzamento, ma il termine. Allora, mi pare che io debba venire. Va bene, questo io sono con... credo di aver detto già abbastanza. Ma questa generosa interpretazione da parte del Ministro non è quella, non la condivido questa interpretazione. Comunque accetto ovviamente questa, diciamo, questa conclusione, piuttosto sempre anche perché abbiamo il problema che Monsignor Zuppi è in partenza e quindi abbiamo la possibilità involontaria, ha dato un assist al Monsignore, un assist al Monsignore perché possa intervenire. Grazie. Prego. Dunque, davvero grazie anche di questa riflessione, di questi tanti stimoli. A distanza di 10 anni la memoria di Pietro Scoppola continua a offrire un grande significato e indicazioni. Il titolo del mio contributo è forse principalmente quello dell'amicizia e io ringrazio il ministro Berlinguer per quello che ha detto a proposito. Le frequentazioni del Virgilio con una parte dei figli. Sul suggerimento di Andrea Riccardi frequentai il suo corso e un intero seminario all'università e da allora questo filo si è sempre rafforzato, poi i legami con Don Vincenzo Paglia, con altri amici comuni come Agostino Giovagnoli lo hanno arricchito negli anni. Oggi credo che non interessa certo riprendere la profonda e complessa vicenda storica, politica di Pietro, l'avete fatto in maniera così
personale così appassionata e direi anche con tante indicazioni, perché anch'io mi ero detto, fatto la domanda che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe detto Pietro, no? E credo che il suggerimento, la suggestione di Castagnetti è molto intelligente, molto profonda su quello che lui forse avrebbe fatto oggi. Ma spero che anche a Bologna, città che ha colto tanto della sua intelligenza, si possa in futuro confrontarsi sulla sua eredità. Vogliamo trarre dal suo insegnamento e dalla sua vita degli spunti, delle motivazioni di scelte, delle suggestioni, per una comprensione più attenta del presente, per interpretare i segni dei tempi. Quel libro della vita che recentemente il Cardinale Bassetti, riprendendo Paolo VI e il Concilio Vaticano II, ha indicato imprescindibile per i credenti. Qualche volta era un po' pericoloso, qualche volta era meglio evitare di guardare il libro della vita, è imprescindibile per i credenti. Qualche volta si rinuncia a farlo, chiudendosi in una riproposizione di ciò che è acquisito. In realtà la verità cristiana sempre è relativa al libro della vita. Ed è in questo sforzo di comprensione, di penetrazione, di discernimento che la verità si rende attuale e non sclerotica e che la difende per davvero, invece che pensare di proteggerla allontanandola dalla vita, espungendola dalla realtà e quindi inevitabilmente tradendola. È per questo che Pietro c'ha tante cose da dirci oggi, perché lui l'ha fatto. Amava, è il suo libro postumo, una definizione che Paolo VI è stata ricordata prima, aveva detto di lui a Enrico Bartoletti, un cattolico a modo suo, ma non per conto suo, molto a modo suo, ma non per conto suo, tutt'altro molto, non ha mai adattato la propria fede alle convenienze, al contrario, anzi, non per conto suo, è tutto il suo impegno che nasce dalla sua fede. A modo suo, ma sempre con un ascolto attento e fine del Magistero della Chiesa, con una pratica di ascolto e legame con la Chiesa personale e indiscusso, attento a un confronto sempre personale con la parola di Dio e con i segni dei tempi, questi due pezzi messi insieme. Penso anche all'esperienza, io ne ricordo una che conoscevo di lui, ma credo ce ne siano tante, è stato ricordato anche prima Bose, di Rinascita Cristiana, solo per fare un esempio. Era legatissimo al Concilio Vaticano II, proprio perché non si può pensare alla stagione che stiamo anche vivendo se non appunto a quel straordinario momento del Concilio che tanto ha vissuto e ha ispirato Pietro Scoppola. E non possiamo non pensarla oggi, perché grazie prima a Papa Benedetto e poi a Papa Francesco riviviamo, 50 anni dopo, la lettera e lo spirito del Concilio Vaticano II. Il dialogo che appariva ad alcuni pericoloso, che ha significato qualche sofferenza per Pietro, qualche sospetto su di lui, diventa invece, come era nel Vaticano II, metodo. Diventa la parresia, il confronto, così necessari per una vita cristiana sana, non malata da autoreferenzialità, capace di dialogare con tutti, non ossidata in quello che altrimenti diventa piuttosto inspiegabile, perché non vissuto e lontano, saranno pure non negoziabili, ma diventano non spiegabili e incomprensibili forse. Sappiamo quanto è facile passare così alla insignificanza, quello che si difende senza confrontarlo con la realtà. E allora due cose di Pietro. Una, la fede, la ricerca, la fede e il dubbio. Senza che mai questo portasse a relativizzare la sua fede, un dubbio come ansia di verità, che lo portava a ripensare la fede, sono parole sue, in maniera incisiva, a scoprirne e viverne le implicazioni, le responsabilità e anche le difficoltà. Aveva la sensazione di un riflusso del Vaticano II, oggi ne viviamo una stagione straordinaria, piena di opportunità, anche grazie al suo esempio. E poi il ruolo dei laici, della libertà della ricerca, cosa non facile allora, ancora oggi qualche volta qualche ecclesiastico che dice però bisogna formare i laici, e forse il problema è che dobbiamo stare a sentire, che è un'altra cosa un po' diversa da formare i laici. Partendo proprio dal proprio dato personale, diceva, da considerare non un vincolo o una prigione il proprio dato personale, ma una base per andare avanti, cioè un cristiano libero, che ne non esclude la possibilità di cambiare, sono parole sue, di innovare rispetto al passato.
con il fastidio per le risposte scontate e soprattutto senza il confronto con le sfide vere. Ed era questo, penso, il suo disegno per il futuro. La politica per lui aveva questa sua laicità ed era molto legata alla interiorità. A me ha colpito, lo sapevo perché me l'aveva raccontato, mi ha colpito che era molto amico di un certo padre Gribbon. Padre Gribbon era un, per certi versi, un monaco, ma proprio monaco fino in fondo, e credo che lui descrive queste passeggiate con padre Gribbon, perché interiorità e impegno, interiorità e laicità. E quando manca una manca anche l'altra, diciamo, questo è il problema. E una permette l'altra, insomma. Per la laicità, diceva, è indispensabile l'apporto di energie morali con il contributo delle grandi esperienze religiose, tutt'altro quindi che una religione ridotta a fatto privato. L'ultima cosa, e riprendo due cose di Mazzolari, perché il suo amore per la Chiesa è sempre stato personale, con la libertà della coscienza, per qualcuno appunto molto sospetto, ma senza mai la durezza della contestazione o senza mai le semplificazioni della contestazione o del dissenso, non lo è mai stato. La sua era una definizione che ho trovato e mi è sembrata molto bella, una obbedienza in piedi, molto bello, come Mazzolari, quindi non sudditi ma cittadini della Chiesa. E si domandava, non è giunto il momento di partire dalle tante ragioni che sono pensieri ma anche sono dolori, speranze, vagliate alla luce della coerenza evangelica piuttosto che da un'astratta coerenza di una inesistente ragione, con una fede diventata dottrina e diritto naturale. Come per tante cose sembra di sentire alcune parole di Papa Francesco, come in tante cose uno dice, ma guarda tu, Papa Francesco l'ha copiato da qualcuno, sembra di sentire tante parole di Papa Francesco quando la fede o l'esperienza spirituale diventa una dottrina o diritto naturale. Ecco, per questo credo che Pietro Scoppola ha ancora tanto da darci, da indicarci, refrattario com'era verso modelli astratti e rigidi, ai quali preferiva decisamente l'analisi delle realtà storiche, abitate dalle tensioni della vita e nella quale trovava le motivazioni della sua fede. Ha vissuto quell'incipit del Gaudium et Spes che oggi Papa Francesco ci ripropone, prima Papa Benedetto e poi Papa Francesco, che è questo: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri e soprattutto di coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Una piccola ancora e poi leggono per finire una sui poveri, che mi ha colpito che il sesto figlio, lo racconto perché era per lui, condiviso dalla moglie Corinna, il figlio che non, il sesto che non ha avuto, era il povero, e colui che per certi versi sentiva anche la difficoltà di avere un rapporto personale con il povero, forse oggi avrebbe cominciato a fare questo. Avrebbe cominciato a stare vicino ai poveri, ma ha pensato e ha voluto che questo sesto figlio facesse parte della sua famiglia. Guardo il crocifisso e tutto si allarga all'infinito. Io non posso non ricordare con tanta commozione le celebrazioni a casa sua negli ultimi giorni, con tanta commozione, davvero di un uomo credente, dolorosamente, con tanta fatica, con tanti dubbi, come tutti, che diceva adesso, anche prima sono state ricordate le parole così belle, adesso sto in silenzio davanti al Signore e spero in Lui. Allora volevo finire con questa preghiera di Mazzolari, che credo che nella sua richiesta ha significato tanto anche per il legame, per la spiritualità di Pietro Scoppola, ed è questa: sei venuto per tutti, per coloro che credono e per coloro che dicono di non credere, gli uni e gli altri, a volte questi più di quelli, sperano perché il mondo vada un po' meglio, ed è il motivo della sua esperienza politica. O Cristo, sei nato fuori della casa e sei morto fuori della città, per essere in modo ancora più visibile il crocevia e il punto d'incontro. Nessuno è fuori della salvezza, perché nessuno è fuori del tuo amore. Tu non hai bisogno di passare ai barbari, perché sei di qua e di là. Sei il salvatore degli orientali e degli occidentali. Sei con tutti, non per dare ragione a tutti, ma per amare tutti.
Facendoti uomo non hai scelto la strada dritta né quella che arriva prima. Hai preso la strada che arriva secondo il passo dell'uomo. Per salvarci, per la fretta di salvarci, non hai voluto rischiare di spaccare l'uomo. Ti ritrovo tanto di quel garbo che è stato ricordato prima. L'infinita tua pazienza può irritare, ma solo coloro che preferiscono il giudizio alla misericordia, la lettera allo spirito, il trionfo della verità alla esaltazione della carità, lo schema all'uomo. Ecco, per questo ringraziamo tanto un cristiano a modo suo, che ha sempre preferito la misericordia al giudizio, lo spirito alla lettera, la carità al trionfo della verità e l'uomo allo schema. Io mi dispiace, ma devo fare scappare. Buon viaggio, io riesco solo. A me dispiace proprio di non sentire gli altri, ma devo proprio scappare. Capita. Dunque ringraziamo Monsignor Zuppi per questa bellissima e profonda testimonianza e ringraziando anche Marco da Milano per la sua cortesia di aver posticipato il suo intervento, gli cedo subito la parola. Ok, grazie. Allora, non è facile intervenire alla fine di questa mattinata dopo le parole di Monsignor Matteo Zuppi, e per me è una grande emozione farlo, e quindi ringrazio Elisabetta Scoppola che mi ha invitato, perché per me innanzitutto Pietro Scoppola è stato il mio professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza, nella facoltà di scienze politiche, per due volte, prima nel corso istituzionale e poi in quello monografico, poi la laurea e poi anche un dottorato di ricerca. Quindi ho condiviso con lui tutto un percorso formativo, e quello che diceva il professor Berlinguer mi ha fatto subito pensare sulla questione delle fonti. La prima presentazione era il primo anno, noi eravamo al primo anno di università, quindi eravamo diciottenni, diciannovenni, ventenni. Era il testo di Henri Marroux sulla conoscenza storica. Lui in realtà lo pronunciava in modo diverso, arrotando tutte le R di cui era infittito il nome e il cognome del grande storico francese. E la conoscenza storica innanzitutto era ed è un metodo per incontrare l'altro. C'è una pagina di quel libro che racconta descrive come il lavoro dello storico sia in fondo conoscere una lettera che due sconosciuti si sono scambiati nel XIII secolo. Poi qualcuno l'ha ritrovata e la può trasmettere a qualcun altro, e così di documento in documento, di memoria in memoria, si arriva a oggi a riuscire a conoscere quelle persone, quell'umanità, e ricostruire il loro contesto, che è un insegnamento che io non dimentico mai, anche per il lavoro che faccio tuttora, che invece è un lavoro, quello giornalistico, tutto schiacciato sul presente, sempre di più, con i social network, è sempre più schiacciato sull'istante, e invece l'insegnamento che porto sempre con me di quelle giornate e appunto che la cosa più importante è ricostruire un contesto, cioè strappare quegli istanti, quei momenti che da soli non vogliono dire nulla, e infatti il dibattito pubblico spesso non vuol dire nulla, ricostruire un filo, un tessuto coerente che ci porta appunto a cercare almeno di comprendere, a cercare di capire. Quindi è stato un maestro di storia, ecco, è stato un professore, ma è stato soprattutto un maestro. Questa parola viene spesso abusata, ne ha già parlato Camillo Brezzi. Tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di studiare con lui avevamo in diretta, per così dire, la certezza di avere di fronte un maestro.
un maestro di ricerca, un maestro di umanità, sui poveri che ricordava Monsignor Zuppi io posso ricordare che c'era un periodo che finivano le lezioni, lui attraversava a passettini veloci la piazza, il piazzale della Sapienza, sotto la statua della Minerva aveva parcheggiato l'alfetta e appena finito la lezione andava a fare altre lezioni, le andava a fare ai volontari della Caritas di Don Luigi di Diegro, da un'altra parte di Roma, dove poi arrivavo anch'io qualche minuto dopo col tram. Per dire che non c'era una separazione tra un'aula universitaria, la società, la vita e soprattutto la vita degli ultimi o di quelli che avrebbero cercato di fare qualcosa con solidarietà, che è una delle parole di questa giornata. L'altra parola che ci ha insegnato, di cui è stato un maestro assoluto, è la parola laicità. Nel suo libro Un cattolico a modo suo dice, scrive, essere laici significa sentirsi partecipi di una comune umanità prima ancora di aderire a un qualsiasi credo religioso. Se si crede per libera scelta, per libera scelta si aderisce a una corrente di fede che prima di noi e anche senza di noi, essere laici significa coscienza di questa alterità. Essere laici implica un atteggiamento di fronte alle cose e alle persone che ci circondano, viste nella propria identità e non rispetto a un obiettivo al loro esterno. Laico è colui per il quale le cose ci sono nella loro propria identità. Le cose preesistono, ci sono nella loro identità e un laico credente, un laico in ricerca, prima di tutto deve conoscerle per come sono e non per come vorrebbe che fossero, non cercando di trasformarle, che invece è la tentazione, la grande tentazione di ogni integralismo, di un integralismo religioso, di un integralismo laico, di un integralismo politico, trasformare le cose per come vorremmo che fossero. No, il laico le riconosce per quello che sono e questo è stata anche, questa è una grande lezione. Una lezione che, lo diceva Brezzi, si prolungava fuori dalle aule o anche dentro con lo stupore e l'emozione di uno storico di sorprendersi di fronte a quello che accadeva. Mounier diceva: l'avvenimento sarà il vostro maestro interiore. L'avvenimento, cioè quello che accade, le persone sono i maestri. E io ricordo benissimo il lunedì, credo fosse il 13 novembre del 1989, nel fine settimana era caduto il muro di Berlino e in quell'anno lui stava scrivendo, stava strutturando, stava ridefinendo quello che poi fu la Repubblica dei Partiti che uscì nel 1991. Ci disse quella mattina che tutto quello che ci avrebbe detto nel corso, durante il corso, sarebbe stato in corso d'opera, perché in quel momento la storia si era rimessa in movimento, venivano scompigliate carte geografiche, appartenenze, tutto il mondo della guerra fredda, degli schieramenti veniva travolto e veniva buttato giù, e quella mattina c'era l'emozione, lo stupore di uno storico di fronte alla storia che non è più un oggetto di studio amorfo, e peraltro per lui non lo era mai stato, appunto ogni documento parla, ogni documento è vivo, ma in quel momento la storia si era veramente messa a correre. È stato un maestro di approccio alla democrazia, sentendo il problema della democrazia come il problema non solo dei cattolici, questo l'ha già ricordato Beppe Dognon, studiando il movimento cattolico aveva segnalato come i cattolici liberali di fine Ottocento avevano una concezione della laicità della Chiesa, ma erano moderati rispetto alle istanze sociali che stavano nascendo. E i cattolici intransigenti avevano una sensibilità sociale, Don Albertario per esempio, ma erano intransigenti, appunto, tentati dall'integralismo. I suoi eroi politici sono quelli che cercavano di superare questa dicotomia: Alcide De Gasperi, Giovanni Battista Montini, Aldo Moro. E ogni volta che questa separazione, e ancora di più una separazione tra il credere, i credenti e la democrazia si mettevano in movimento, da
qualunque parte si fosse messa in movimento questa divisione, c'era la sofferenza. Quindi sì, c'è stata la sofferenza nel 1974, c'è stata la sofferenza più recente, la sofferenza per l'impossibile, anche questo è stato ricordato. La politica mi ha interessato per quello che non riesce a essere, molto più per quello che è. La sofferenza per l'alternanza che per Scoppola non è mai stata una soluzione istituzionale, non è mai stata una legge elettorale, ma era qualcosa che aveva bisogno di un fondamento, di un fondamento di comportamenti e di mentalità. Scrive nella Repubblica dei Partiti: è possibile, siamo nel 1991, siamo alla vigilia del 1992, delle inchieste della magistratura, del crollo di quel sistema politico, di quel sistema dei partiti, ma già prima Scoppola scrive: è possibile che questo fermento porti solo alla delegittimazione del sistema esistente e che non sia in grado di produrre effetti realmente innovativi. Molte proposte di cui si discute rischiano di essere travestimenti del vecchio ordine più che una premessa di una nuova realtà. Il problema non è quello di far nascere una seconda Repubblica, bensì quello molto più complesso del passaggio da una Repubblica dei partiti a una Repubblica dei cittadini, un passaggio tanto più arduo e difficile perché coinvolge questioni di mentalità e di cultura e non solo problemi istituzionali. Vado rapidissimo e mi fermo quasi, perché questo è un punto centrale: il travestimento del vecchio ordine più che una premessa di una nuova realtà. Scoppola era un riformatore, un riformista, voleva cambiare, anche se sulla questione del riformismo alla fine ha scritto parole molto acuminate. Non credo alla formuletta dei riformismi che si incontrano, scriveva a proposito del Partito Democratico, perché di riformismo in questo paese ce n'è stato poco per decenni. Il riformismo, più che un'espressione di grandi e forti tradizioni politiche, è stato un fatto di élite illuminate, e si chiedeva: il PD ha radici profonde o un'invenzione estemporanea, senza radici e perciò senza futuro? Un riformista che sa che le riforme non sono una riverniciata, non sono una ripassata, non sono una trovata comunicativa, come poi si sarebbe detto negli anni successivi, ma sono, rimettono in campo una trasformazione di mentalità e di comportamenti. Se non ci sono mentalità e comportamenti, non c'è un nuovo sistema, ma c'è il travestimento del vecchio, che è un tradimento ancora più atroce del fatto del vecchio che si presenta con il suo volto, senza la maschera del nuovo. È stato un politico inappartenente, esterno, c'è il professor Lipari e tutti gli altri amici che sono stati ricordati, da Pedrazzi a Paolo Giuntella a Paolo Prodi, Ermanno Corrieri, Achille Ardigò, si sono anche definiti così in quella stagione: esterni ma non estranei, inappartenenti, allergici agli apparati che diventano spesso organizzazioni di potere. E una delle ultime lezioni ce l'ha data in un momento particolare, il giorno dei funerali di Papa Wojtyła, quando tutto il mondo in un certo senso celebra la figura di un Papa gigantesco, un gigante della storia, un gigante della Chiesa, e c'è quindi questo funerale anche emotivamente molto intenso sul piano mediatico e sul piano della partecipazione di tutto il mondo, e Scoppola, e lo scrive poi in un articolo su Repubblica il giorno dopo, sente l'inconfessabile desiderio alternativo di andare nella sua parrocchia, la parrocchia di Cristo Re a Viale Mazzini, dove poi sono stati celebrati anche i suoi funerali e dove ha celebrato tutta la sua vita di credente. Un giovane prete legge il Vangelo di Giovanni sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci e conclude, dopo il miracolo: la folla va da Gesù perché vuole farlo re.
E allora scrive Giovanni: Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo nella montagna tutto solo. Scrive Scoppola: mi pare che quel tutto solo sia lo spazio della coscienza, del rapporto interiore con il mistero di Dio, sia l'antidoto, la tentazione di trasformare una manifestazione di fede in un segno di potenza. Forza e debolezza nella Chiesa sono strettamente intrecciate. La Chiesa è una forza debole. È un insegnamento fortissimo di laicità, è l'insegnamento di un credente, e quel tutto solo, ma non da solo, come è stato giustamente detto poco fa da Monsignor Zuppi, non è lo spazio di un isolamento narcisistico, di un intellettuale che pensa solo ai suoi pensieri, che è perso nei pensieri del suo cuore, come recita il Magnificat, ma al contrario è in quella solitudine e in quella riserva di coscienza che può trovare la riserva del suo essere intellettuale e anche la riserva della democrazia. È quello spazio della coscienza come antidoto al conformismo, all'onnipotenza della politica negli anni che sono stati gli anni in cui la sua opera di intellettuale si è svolta di più, e al nulla della politica, che è il tratto dominante del nostro tempo. In questa giornata, fatemelo dire da cronista, di candidature, di collegi, stare qui a parlare di Pietro Scoppola e di tutti quelli che hanno fatto parte della sua generazione è una boccata d'ossigeno, ed è un filo tenace di responsabilità individuale senza il quale non è possibile la democrazia dei cittadini, la democrazia dei cittadini non arriverà mai. Grazie. Sono di Zucker, però non ti sarà dispiaciuto. Due parole soltanto, perché è stata una mattinata di grandissima interesse e anche per me di emozione, tutto sommato con un aspetto dominante che è proprio il sorriso di Pietro che noi vediamo nel manifesto di oggi, no? È strano, ma in fondo ha guidato un po' tutto il pensiero, perché racchiude la sua interiorità, perché è un sorriso profondo, ma racchiude anche la sua grande apertura e capacità di dialogo. Cioè Pietro nelle sue conversazioni appunto si è ricordato anche l'R con cui le portava avanti, era straordinariamente aperto e però straordinariamente severo. Questo forse non è stato sottolineato abbastanza, cioè un rigore con gli altri e un rigore con se stesso. Mi ricordo alcuni giudizi politici di una grandissima severità, detti però con questo stesso sorriso che noi abbiamo visto, che ci è stato di fronte stamattina. Io devo solo fare alcune riflessioni, perché è stato detto tutto e tanto sui vari aspetti della sua vita così complessa. È stato uno storico rigoroso, è stato ricordato qui anche il suo ruolo ufficiale nella famiglia degli storici accademici italiani. Ha usato sempre un metodo rigorosamente storico, e qui è interessante, perché se noi vediamo anche i libri appassionati su De Gasperi, ad esempio, o le sue riflessioni su Sturzo, sono però assolutamente lontane da ogni chiusura ideologica. Cioè una sua posizione molto precisa, ma sempre
con una grandissima apertura. Ecco, e secondo luogo era profondamente cattolico, profondamente legato alla tradizione, anche alla tradizione cattolica, ma era rigorosamente contemporaneo con la valorizzazione di tutte le libertà. Questa era la sua, qualcuno può anche dire contraddizione, perché arrivava al punto, se vi ricordate, la grande battaglia sul referendum del divorzio, questa sua doppia grande caratteristica che ne faceva un unico, non è stato fuori da una ferocissima controversia, e che poi a posteriori si è visto quanto era capace di interpretare anche il futuro e di trovare anche una mediazione sul futuro. L'altra caratteristica era l'assunzione delle responsabilità in modo diretto, cioè la politica era prima di tutto assunzione di responsabilità, farsi in qualche modo, non dico vittima, ma esporsi, e questo lo ha fatto in tutte le occasioni in cui io l'ho potuto vedere. E già è stato detto tanto dalla relazione sia di Castagnetti sia dalle altre relazioni che noi abbiamo avuto, quelli che sono stati i suoi complicati ruoli politici, complicati anche nel fatto che è emerso molto bene oggi qualcosa che io avevo sempre osservato in superficie, cioè c'erano dei momenti in cui mi sembrava che Scoppola mettesse troppo in rilievo l'unicità italiana rispetto al quadro europeo. Tantissime volte ho avuto questa specie di... E invece oggi ho imparato come ci fosse e questa diversità e anche però una partecipazione a una grande corrente, a un grande filone della storia. E questo è estremamente importante, perché non si è mai inserito nel filone democristiano europeo, ma lo ha sempre rispettato e ne ha sempre valorizzati gli aspetti di fondo. È una posizione non facile da tenere. Ripeto, senza volere ritornare a dire, data anche l'ora tarda, le cose che sono emerse oggi, vorrei però toccare un punto che è fondamentale, cioè sul passaggio del libro che io ritengo più attuale, più valido per il futuro, cioè dalla Repubblica dei Partiti alla Repubblica dei Cittadini. E questo mi ha fatto molto pensare questa difficoltà del passaggio, perché non è un passaggio riuscito. Non è un passaggio riuscito. Se ci fosse oggi Pietro ad analizzare l'evoluzione del mondo, e qui non parlo solo dell'Italia, magari parlassi solo dell'Italia, ma del mondo, è una democrazia dell'alternanza, interpretata come un affidamento di autorità a qualcuno, come una specie di grande delega che avviene nel mondo di oggi. Ed è proprio questo, è proprio il contrario di Pietro Scoppola. E mi spiace concludere questa giornata
con questa osservazione, ma quando mi giro intorno e penso a che cosa aveva in testa Pietro della Democrazia, dico è proprio diverso. Oggi c'è un grandissimo ritorno di autorità dappertutto. C'è negli stati che già l'avevano, pensate alla concentrazione di potere nella Russia e nella Cina, no? L'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese è andato totalmente all'opposto di quello che veniva, di come veniva concepita l'alternanza da Pietro Scoppola e come ci ha insegnato. Non parliamo del partito che diventa un moloch, non diventa il ritorno alle radici, non diventa il luogo del dibattito, ma diventa il punto unico del comando, che comanda l'esercito, comanda la burocrazia, comanda il mondo economico. E la stessa cosa sta avvenendo in Russia, ma questo è abbastanza scontato, no? Ed è molto interessante che questa sfida alla democrazia si svolge ormai in termini diretti, cioè nell'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese il discorso era: noi siamo in economia, cosa di cui Pietro parla abbastanza poco, dell'economia, ecco, questo è un... noi siamo in economia, siamo dei globalisti, dal punto di vista del sistema politico ormai siamo noi a portare avanti la fiaccola, e allora si passa, siamo noi a portare avanti la fiaccola, l'esportazione della democrazia è finita. Ricordatevi che questo è un altro grande passaggio che ci differenzia 10 anni fa, l'esportazione della democrazia è finita, e noi non solo andiamo avanti con i nostri programmi, ma consegniamo, e adagio la democrazia si trasforma dalla democrazia che ha radici profonde, ideologiche, eccetera, in una democrazia che o consegna o non consegna, e viene giudicata soltanto nel fatto che consegna, no? Che ha una sua efficacia. E questo sta portando la trasformazione verso un desiderio di autorità anche al di fuori delle strutture scarsamente democratiche. Pensate alla Turchia, la trasformazione in senso autoritario della Turchia, pensate all'Egitto, vabbè, lì lo è sempre stato, ma pensiamo più vicino a noi alla Polonia, pensiamo all'Ungheria e pensiamo anche addosso a noi che la democrazia che viene presa come modello è quella che contiene una capacità e una possibilità di accentrare l'aspetto decisionale. Si è detto qui che Scoppola non si interessava molto dei modelli elettorali, è vero, però indubbiamente la riunione di oggi è proprio dedicata al discorso del bipolarismo, a cui lui credeva profondamente, e quindi credo che oggi sarebbe fortissimamente critico a questa legge elettorale di fronte a cui noi ci poniamo in questa gara elettorale. Sarebbe anche critico su come avviene, non solo negli esempi che ho fatto, ma li potremmo moltiplicare dalle Filippine fino agli stessi Stati Uniti d'America, no? come sia negativo, come non sia stato compiuto il passaggio dalla Repubblica dei partiti alla Repubblica dei cittadini. E che anzi, noi stiamo tornando, per questo desiderio di autorità, a una Repubblica dei partiti, ma senza i partiti. Ed è un fatto assolutamente impressionante, no? Questa vendetta della storia che noi stiamo vivendo a livello globale in questo momento. Cioè, io sono veramente sorpreso guardandomi intorno a quanto avviene. E
quanto avviene in particolare nel nostro paese, un'inchiesta della Pew Review, che è una struttura di analisi del funzionamento delle democrazie, che mostra nell'Italia, con Spagna e Grecia, una massima e totale insoddisfazione nei confronti della democrazia in senso globale del termine, proprio perché secondo me non si è compiuta la rivoluzione del passaggio verso la Repubblica dei cittadini, e appunto abbiamo questo ritorno indietro che diventa assolutamente naturale e comprensibile nel quadro mondiale che ho descritto prima, no? Cioè 10-15 anni fa questa evoluzione sarebbe stata ritenuta pericolosa. Ricordatevi la reazione, ad esempio, dei cattolici italiani di fronte al gollismo, che era fondamentalmente al minimo di sospetto e negativa. Oggi tutti noi ci rendiamo conto che nella grande crisi europea soltanto i sistemi che hanno i paesi che hanno un sistema elettorale bipolare, elettorale maggioritario, diciamo così, riescono in qualche modo a salvare la democrazia da un autoritarismo, deriva autoritaria ancora più forte di quella che lo sarebbe. Quando noi arriviamo al punto che i governi stabili, pur in situazioni con errori o con cose, li hanno soltanto i due sistemi maggioritari per eccellenza, quello francese e quello britannico. Pensate che il grande sistema tedesco, preso da tutti noi come modello, è da 4 mesi che non riesce a fare il governo. Perché? E qui c'è un altro problema che descrive il mondo in modo completamente diverso da quello di solo 15 anni fa, cioè con la complicazione, io semplifico perché non sono un teorico della politica, no? La vedo nella vita quotidiana, ma con la, come possiamo chiamarla, con la complicazione del menù delle società postmoderne, no? E prima la caduta delle radici ideologiche, o socialista o riformista o invece conservatrice, e la complicazione del menù, per cui prima i verdi, poi i populisti, poi i fili europei, gli antieuropei, poi gli animalisti, poi tutto. Allora voi avete uno spettro in cui il sistema elettorale, diciamo così, maggioritario, diventa l'essenziale per la ricomposizione della società, fino ad arrivare al punto che il modello di arrivo per tutti noi, che era quello tedesco, sostanzialmente non funziona, e che se continua così la Germania è costretta a riformare il proprio sistema elettorale. Quando pensate dei 7 mesi necessari, che sono stati necessari all'Olanda per fare un governo, un paese assolutamente omogeneo, anche piccolo, con grandi tradizioni indubitabili democratiche, ma con la complessità dei paesi moderni, con l'affievolimento delle radici a cui lo stesso Pietro faceva riferimento poc'anzi, pensate ai 4 mesi del governo tedesco, pensate alla complessità della riorganizzazione politica spagnola, pensiamo anche all'Italia, cioè abbiamo tutto un quadro in cui di fronte alla crisi mondiale della democrazia, per salvarla, per renderla operativa, abbiamo bisogno di riaccorpare la volontà. Ecco, senza la legge attuale, la Francia, avendo Macron preso il 23% dei voti, sarebbe un paese assolutamente in disfacimento in questi giorni. La ricomposizione della democrazia la rende possibile, però
è una democrazia diversa, non è mica, non è mica la stessa democrazia. Cioè, ne faccio lindo perché è necessaria nell'attuale momento storico, ma non pensiamo che questo rifletta il famoso concetto ogni uomo un voto, che era al fondamento della democrazia e che era caro a tutti noi 20 o 30 anni fa. Ecco, questa è l'evoluzione in cui sarebbe fantastico avere un dibattito con Pietro oggi. Ecco, questo è quello che ci manca, quindi commettiamo l'errore orribile di non commettiamo l'errore orribile di pensare che cosa direbbe Pietro se fosse qui. Ecco, osserviamo soltanto quanto il mondo è cambiato in questi soli 10 anni da quando questo maestro di vita e di scienza ci ha lasciato. Grazie. Grazie, grazie Presidente Prodi per la conclusione, che in fondo significa scopo e continua a interrogarci in qualche modo, a stimolare anche sulle cose che lui non può più vedere. Speriamo, credo che questa sia la fedeltà che dobbiamo tutti a Pietro Scoppo. Grazie, buongiorno. Grazie.